Buon pomeriggio, ciao Lara, ciao Luca, come state? Vi è piaciuta l'intro? Ah, aspettate che c'è il ritorno dal cellulare, c'è il ritorno della mia voce. Vi è piaciuta l'intro preparata da Alessandro? Così come tutto il resto della live praticamente, ha, prepara ha preparato... Alessandro, per chi non lo conoscesse, è il, il cosplayer del nostro. Vi è piaciuta bene, mi fa piacere. <ride> Ripercorre praticamente tutto il film che io ho rivisto ieri sera per prepararmi alla live perché non lo vedevo da tanto. E quindi mi sono. Me lo so... sono riguardato ieri. Non si vede la maglietta. Porca vacca, aspettate. Ecco. <ride> almeno si vede la testolina di Lara <ride> o Lara sulla maglietta anche se non si vede tanto e c'è anche scritto io sono Lara <ride> eccola così almeno la vedete e <ride> eh sì ho dovuto ripassare perché appunto non lo, non lo vedevo da, da veramente tanto, da anni un po' come i giochi non lo vedevo da tanto tempo e me lo ricordavo benissimo, in realtà mi sono resa conto che mi ricordavo addirittura le battute, quindi <ride> me lo ricordavo molto molto bene. Allora, togliamo la musica. E bella la maglietta fatta io. <ride> L'ho fatta io ed era anche in vendita questa maglietta tempo fa su un sito. Se vi piace io vedo se c'è ancora il link e se, se, le vendono, se le vendono ancora. Io non ci guadagno niente, praticamente era un sito che le faceva e se vengono ordinate loro le, sul momento le stampano e le spediscono. Solo che era un servizio che era costoso e non, non mi piaceva. Oggi ho i capelli che mi danno fastidio qua sul fianco, come, come possiamo fare? Così, <ride> via. Allora, vi stavo dicendo, oggi live speciale dedicata al primo film, caso non si fosse capite, <ride> capito dall'intro. Ciao Vitti! Ehm il materiale l'ha preparato tutto Alessandro, e tutto è nato da, vabbè, fat, a parte il fatto che è il ventennale del, del film quest'anno, del, del primo film, ehm, ma tutto è nato dal fatto che Alessandro mi ha scritto, facendomi sapere, ciao Ezio, sì Ezio che passa, ciao Sgabit, ehm, dicevo a mia, grazie Vitti per i complimenti, ehm, dicevo Alessandro mi ha detto, mi ha mandato la foto di, questo libro, che come vedete io ho provveduto a leggere eh, fino in fondo prendendo grossi, grossi segnali, cioè grossi, non appunti perché non ho preso appunti, però mi sono segnata tutti i punti salienti dove ci sono differenze con il film. E questo libro, eccolo lì Alessandro, lui mi ha mandato la foto, io non sapevo neanche della sua esistenza, e mi ha detto, ma se facessimo una live, visto che è il ventennale del film, mi leggo lui, mi ha detto, mi leggo il libro, vedo un po' magari quali sono le differenze col film e facciamo una live. Eh, dedicata al primo film, e io ovviamente, oltre a dirgli ma certo che sì, bellissima idea, sono subito corsa a comprare il libro di cui appunto ripeto io non sapevo neanche l'esistenza. Eh, l'ho trovato, io l'ho trovato su eBay mm, e l'ho letto tra ieri sera e stamattina. <ride> Ho fatto un po' le corse, sono arrivata al punto che per finirlo prima mi stavo asciugando i capelli. E mentre mi asciugavo i capelli, con, con una mano tenevo il phone e con l'altra mano tenevo il libro. <ride> e via. Canotta nera. Sì, ma è canotta di Lara in realtà. <ride> c'è Lara. Però sì, era anche voluta la cosa, ovviamente. Dicevo, il libro io l'ho trovato su eBay. Eh, non so. Avevo visto che ce n'erano alcune copie anche su Amazon. Se c'è. Adesso ve lo dico. Allora, Tom Brider, David Stern. Dave Stern. Uh, è vero che c'è? Ok, e non costa neanche cari carissimo, 13 euro quindi ve lo potete accattare. Disponibilità solo uno quindi affrettatevi. Io vi metto il link: il primo che riesce ad accaparra accaparrarselo e Viva lui! Eccolo qua, il primo che arriva <ride> è l'ultimo quindi <ride> su eBay, vediamo boh, se c'è ancora. Su eBay, io l'avevo trovato lì in realtà. Uh, Tomb Raider, Dave Stern. S no, sì, sì, qualcosa c'è, ma ah, no, Germania, Germania, no, Italia, non c'è una fava. Quindi, ragazzi, quello è l'unico. Quindi, o lo prendete o lo prendete se vi interessa. Io mi affretterei, fossi in te. Vendiamo i nostri, no, no, è mio, no. Non scherziamo, non, non diciamo cose brutte, bruttissime. <ride> Comunque, questo libro, in sostanza, è la trasposizione for sotto forma di romanzo di quella che era la sceneggiatura eh, ufficiale. Dave Stern, alla fine, dice, ringraziamenti. L'autore desidera ringraziare lo staff della Aidos Interactive che hanno trasformato Lara Croft in un gioco, lo staff della Paramount che ha trasformato il gioco in un film lo staff della Pocketbook che mi ha aiutato a trasformare il film in un libro, Steven Uf Ufam che mi ha trasformato in un esperto di Lara Croft e naturalmente Smokey che sapeva esattamente quando avrei dovuto scrivere la parola fine. Vabbè, queste sono... l'ultima riga sono quei ringraziamenti che solo l'autore sa cosa significhi, vabbè. E, e quindi appunto dalla sceneggiatura un romanzo di Dave Stern tratto dalla sceneggiatura di Patrick Massett, John Zinam e Simon West. Quindi lui da, è partito dalla sceneggiatura originale e ne ha tirato fuori un romanzo. Quindi, perché ci, esistono ad esempio, mh, giusto per rimanere nel, in un campo che conosco, ad esempio c'è eh, La tempesta del secolo di mh, Stephen King, che è nato proprio come sceneggiatura scritta da lui. E c'è la, la serie, è eh, una serie di poche puntate, 4-5 puntate. E hanno poi fatto il libro, ma il libro è esattamente la sceneggiatura così come è stata scritta. Quindi um, c'è cioè proprio, che ne so, interno, giorno, scena 1 e poi ci sono proprio le battute sotto forma di sceneggiatura, così come l'hanno letta gli attori. In questo caso qua invece è proprio un romanzo, un romanzo quindi con descrizioni, dialoghi e tutto quanto. Questa è la premessa sul da cosa siamo partiti con Alessandro. Eccoti, lì si... <ride> ok. Adesso sei anche in diretta, che stai ancora trafficando, ma sei... anche tu con la maglietta nera, fantastico. Anche tu con la maglietta nera, perfetto, va che bello. Mm -hmm. Però sono sparita Beh. io, <ride> com'è che sono sparita io? Aiuto, dove sono finita io? Ah eccomi, si era incartato OBS, Vabbè. eccomi qua, <ride> sono ricomparsa anch'io. Ok, ci siamo, allora, andiamo a prendere il tuo bel file che io mi sono preparata qua nella cartella live film. Allora, io qua mi sono messa nel segnalino, cioè nei, nel libro, tutti questi mm, post-it, tutti nei punti in cui tu hai trovato delle differenze tra il libro e il film. Quindi, se loro hanno piacere che io gli leggo qualche pezzo proprio del libro, ce l'abbiamo. Io mi sono messa tutti i segnalini. Allora, partiamo dal primo. Allora, facciamo come abbiamo fatto con la live, quella di Angel of Darkness. Quindi, io leggo quello che Alessandro ha preparato, vi facciamo magari vedere delle foto nel frattempo, e, e basta. E via. Allora, differenze e curiosità tra appunto la sceneggiatura barra libro e il film. Il libro inizia con un balzo temporale nel 1980, dove il padre di Lara rimugina nel suo studio chiedendosi con chi avrebbe potuto condividere il fardello delle sue conoscenze riguardo i poteri del triangolo e la funzione dell'orologio. Sappiamo bene nel film che alla fine scelse Lara. Altra piccola differenza è che nel romanzo Richard Croft, muo Richard Croft muore nell'81, invece nel film nell'85. Questa cosa io sinceramente non l'ho capita. Perché? <ride> perché traslare di 4 anni? Non, anche leggendo il libro ho detto, boh, magari si capisce in qualche modo, ma non so. Perché alcune cose ho capito perché hanno cambiato nel film e hanno fatto delle scelte diverse. Tipo perché, poi lo vedremo, hanno cambiato il nome di Pims in uh, Poppins. Quello mi, mi è chiaro perché. Questo non l'ho capito. Poppins, eh, se non ero. No, dopo, sì, lo, dic dopo sì. lo diciamo poi. Però questa cosa qua del, dell'anno no. non. Eh, boh. <ride> Chissà perché tu ti sei no. fatto qualche idea. <ride> no, eh, boh. Ecco qua il papi di Lara. E qui appunto nel film si vede la lapide con. Eh, con la data di morte all'85 invece che all'81, come nel libro e non si capisce perché. Spoiler sull'Aurora bolea Boleale. Quindi chiudo. Allora, nel libro in effetti dice. Uh, tu tu tu. Dice, dice, dice. Non importa, andiamo avanti, <laughs> tanto non abbiamo una spiegazione del perché nell'85 anziché nell'81. Via. Quasi tutto il romanzo è costellato no. da un'eccezionale aurora boreale, per via delle rarissime condizioni astronomiche nel film No. Perché è rimasto questa roba? Poi la sala in cui Lara si allena con Simon, adibita a rovine dell'antico Egitto, in realtà sarebbe una porzione della sala da ballo del Maniero. Vi rifaccio vedere le foto. Questa è l'aurora boreale. Questo è quello che si vede nel film come, eh, come, si dice, come allestimento per l'allenamento con Simon. E spoiler sulla parte dopo. Poi, nella scena dell'alto sacerdote sulla piramide con i mani al triangolo, dal narratore Lord Croft, Lord, Lord, Lord Croft non è ben specificato cosa accadde. Sembrerebbe che il sacerdote brutto e cattivo, abusando dei poteri del triangolo, faccia esplodere la propria città. Questo nel film. In realtà lui è un personaggio molto saggio e profondo, infatti, mentre il suo popolo, il popolo della luce, sta subendo un assedio, sfrutta i poteri del triangolo a scopo puramente difensivo. Tra l'altro, con la sola morte degli assalitori e la sopravvivenza del suo popolo. In effetti, è bello anche questo pezzo, tra l'altro. Sì. Adesso io quasi quasi questo ve lo cerco. Uh, allora, mm, tra l'altro nel libro viene molto fuori il fatto che loro sono uh, legatissimi proprio alla, alla corona inglese cioè loro sono proprio praticamente consiglieri della regina della regina. Proprio la famiglia Croft. Eccolo qua. Allora, mm. praticamente qua racconta appunto che questo uh, meteorite Arriva sulla Terra e gli abitanti di della zona in cui cade il meteorite iniziano ad adorare questo metallo che viene trovato nel cratere del, del meteorite. E qui praticamente è Lord Croft che sta raccontando a Lara, lei si fa raccontare appunto la, la storia dell'occhio onnisciente da un libro Che si chiama Leggende di Civiltà Perdute, e tra l'altro il padre le dice: Ah, ma tanto sono tutte favole, cioè, quindi il padre le fa credere che siano tutte, tutte cavolate, che non ci sia niente di vero. Invece, <ride> sappiamo, anche perché se non fosse stato niente di vero, non ci sarebbe stata tutta la storia del film, praticamente. <ride> quindi, allora, strani fenomeni cominciarono a verificarsi intorno al suo cratere, un anticolo popolo recuperò la meteora e scoprì, sepolto nel suo nucleo, un misterioso crist metallo cristallizzato. Da ogni parte giungevano persone a vedere il cratere, e ciò che era stato scoperto al suo interno, una misteriosa lastra di metallo dalla forma insolita, un oggetto, un oggetto che tutte le tribù e i loro capi consideravano ormai come un dono degli dei. C'era un disegno del metallo cristallizzato che sfavillava nel cratere, con scintille che volavano da tutte le parti e migliaia di persone inginocchiate disposte in cerchi concentrici, in, concentrici intorno in adorazione del metallo. Ad, ecco qua si capisce bene il fatto che in realtà questi qua erano buoni non è che questo metallo era, eh, cioè, questo meteorite era cattivo e voleva distruggere il mondo anzi adoravano il metallo per i suoi poteri magici i, ma i malati guarivano i folli recuperavano l'intelletto i saggi diventavano ancora più ispirati tale fu la sorte del loro re riconoscendo il potere del metallo ordinò che venisse tolto dal cratere e forgiato in una forma sacra per cento giorni certo no vabbè qui lo trasformano in triangolo in sostanza bla 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 il misterioso triangolo stimolò grandi intuizioni nei suoi guardiani, grandi scoperte nella matematica e nelle scienze. Essi vissero in pace con gli uomini, gli animali e le foreste che li circondavano. Raggiunsero illuminazioni spirituali in anticipo di migliaia, anni, di, migliaia di anni sui loro tempi. Giunsero a considerarsi i custodi del destino dell'umanità e si costruirono una, città, una, sì, costruirono una città che rimase senza eguali da allora fino ai giorni nostri. Poi. Ecco qua, ma una grande bellezza genera sempre gelosia. Ciao Fabrizio, grazie per il follow, ben arrivato. Una grande bellezza genera sempre gelosia e così fu anche in questo caso. Altri vennero a sapere del potere del triangolo e decisero di impadronirsene. Barbari di ogni angolo della terra unirono le loro forze e una grande guerra fu combattuta finché alla fine i barbari giunsero alle porte della magnifica città. Allora ebbe inizio un terribile assedio vado un po' avanti, eh, perché non è che volevo leggervelo tutto. Uh, allora, ecco qua, mentre l'alto sacerdote pregava, questo miracolo, perché lui praticamente dice, qua ci vorrebbe un miracolo, mentre l'alto sacerdote pregava, questo miracolo sembrò verificarsi, poiché proprio mentre gli incendi stavano divorando le loro case, il sole parve spegnersi. Era un eclissi, disse Lara, bla bla bla. In realtà, il padre la interrompe e dice: Non solo un'eclissi ma un allineamento di tutti i pianeti. Ritenendo che la fine del mondo fosse ormai vicina, l'alto sacerdote pregò disperatamente i cieli che i miei amici siano sconfitti, gridò, e la sua preghiera fu esaudita in un solo spaventoso istante, quando il potere del triangolo sfavillò dalla piramide, con un lampo di luce accecante che distrusse ogni cosa che riuscì a toccare. Qui, in effetti, anche qua sembra che abbia distrutto tutto, quindi buoni e cattivi, invece no. L'alto sacerdote scese dalla piramide e si inoltrò per le strade della sua città un tempo meravigliosa e vide morte ovunque: la morte che aveva vinto i suoi nemici fino all'ultimo soldato invasore. Una morte miracolosa, poiché aveva risparmiato i difensori e gli abitanti della città senza alcuna eccezione. L'ampienza dei poteri del triangolo gli apparve allora in tutta la sua grandosa, grandiosa natura, mentre i pianeti era bla bla. il i, presente dice che i poteri erano illimitati. E qua si rende conto che appunto per un potere così grande non, un così grande non doveva rimanere nelle mani dei, degli uomini e quindi decidono, come nel film, di spezzarlo in due. E di... Ciao Fabrizio, buongiorno a te. Interessante, sì. Eh, no, Anche perché questa parte qua appunto eh, non, eh, nel libro, cioè nel film effettivamente non è che si capisca cioè sembra quasi veramente che questo sacerdote sia un matto che ha sto, sto coso pieno di poteri <ride> e lo spacco tutto, <ride> vero? Conferma. Sì. Eh sì, ed è un peccato perché invece questa parte fa capire che loro in realtà erano veramente, erano davvero un popolo di illuminati, cioè nel vero senso della parola non erano degli esaltati matti. E Erano i discendenti, no, gli antenati dei, degli illuminati che poi eh, ci sono poi nel film. Quindi praticamente quella, quella popolazione erano gli la prima generazione di illuminati, ecco, poi me nel libro in generale ne parla con un'accezione totalmente negativa, ne esatto, è. ma in realtà ne, neanche degli illuminati moderni. Cioè, tolto quello che diventa poi il come si dice il, il nemico di Lara. Che lui effettivamente è un po' strunzo, <ride> quando parla degli illuminati e del perché vogliono il triangolo. In realtà, infatti, me lo sono segnato il punto. In realtà ne parlano come mm -hmm. se loro mm -hmm. volessero salvare il mondo, cioè anche, anche gli illuminati moderni, cioè il sì. Però in realtà non, non ne parlano. Cioè, quando vediamo se lo becco quel pezzo lì perché era quasi verso la fine. Quando sono a Venezia che c'è il gran capo degli illuminati che parla, lo dice. Dice: Ma immaginati un mondo in cui non ci sono più guerre, non c'è più carestia, non c'è più niente, e coso. Che non mi ricordo come si chiama, lì l'avvocato. <ride> eh, cioè, L'ho letto fino a mezz'ora. Oh, wow. Esatto. Lui dice: A me sembra solo una gran noia, <ride> quindi è lui che è fetente. In realtà, tutti gli avvocati, cioè tutti gli avvocati, sa ciao. Tutti gli illuminati, no. <ride> tutti gli avvocati sono un po' carogne, <ride> poverini. <ride> allora, aspetta, vediamo se lo becco. Eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Qui, Presidente Powell sta parlando con il suo boss e il boss dice: In meno di un giorno avremo finalmente il potere di creare il paradiso terrestre che i nostri fondatori avevano immaginato. Niente più guerre, niente più carestie, sofferenze o malattie. L'utopia sulla Terra, signor Powell, provi a immaginarlo. Powell se lo immaginò, gli sembrava mortalmente noioso. Quindi è lui che è un po' carogna, non tutti gli illuminati in generale. Il film comunque è una vera bomba. Allora, io l'ho riguardato appunto ieri. Io sì, l'ho visto, visto al cinema. <ride> Essendo più vecchietta, l'ho visto al cinema ed ero uscita con gli occhi a cuoricino. L'ho rivisto ieri, che era da un po' di anni, di nuovo che non lo guardavo. però ogni volta che lo vedo mi viene da dire: Ma perché certa gente dice che non è un bel film? Come, com, perché? <ride> Come si può dire che non è un bel film? È fighissimo. E <ride> punto e basta. Allora, andiamo avanti con le differenze. Nel romanzo è narrato il momento in cui Lara, bambina, venne a sapere della scomparsa del padre. Stava facendo a botte con una sua compagna nel campo della scuola finché non vide il suo giardiniere avvicinarsi e lei, in lacrime. Cioè, lei, lei praticamente nel libro capisce che. era una bambina molto sveglia e aveva già capito tutto. Sì, in pratica dice che lei era lì che si faceva i fatti suoi, si stava prendendo a mazzulate con la sua compagna, perché era una bambina tranquilla. Si stupisce di vedere arrivare il giardiniere e dice ma come caspita è che viene il giardiniere e non mi hanno mandato Hillary, il padre del quello, di quello che poi sarà il suo maggiordomo che il padre del suo maggiordomo era già padre del, come si dice, già maggiordomo del padre di Lara e, e lei si stupisce del fatto, capisce che c'è qualcosa che non va dal fatto che arriva il giardiniere dice o è successo qualcosa a Hillary visto che è un signore anziano però poi appunto essendo sveglia dice no qua c'è qualcosa che non va mi sa che e quindi inizia a piangere perché capisce che è successo qualcosa a suo padre. E lei è sveglia. Poi, durante la scena dell'asta ambientata nel cuore di Londra, il lotto successivo all'orologio in bronzo dorato citato nel film che Lara stava erroneamente rischiando di comprare per 2 milioni e 400 mila sterline, tra l'altro errore di Lara che nel libro non c'è, la scenetta in cui, in cui lei a momenti si compra l'orologio non c'è nel libro. <ride> E quindi l'oggetto appunto subito dopo è il suo pugnaletto di Xian Xi'an io Non ho mai, non ho mai capito. Sì, no, a parte quello, non ho mai capito la pronuncia. Se Xian per me è Xian. <ride> Comunque, <ride> praticamente viene citato nel libro il suo pugnale. Viene chiamato Stiletto, ma vabbè, noi continuiamo a. Il libro è tradotto in italiano, sì, sì, assolutamente, assolutamente sì. Bellissima scena quella di lei che, che a momenti si compra l'orologio. <ride> Peccato che nel libro non c'è in realtà. <ride> pe per il resto le scene anche i dialoghi sono praticamente identici tolte queste piccole differenze. Quella scena lì non c'è. C'è la scena che lei mette i piedi sul tavolo sul, um, sulla sedia davanti a lei. Il tizio la guarda malissimo. C'è quasi tutto però quella lì la parte che lei a momenti si compra per 2 milioni e passa un orologio non c'è. Comunque c'è il suo pugnale di Xi'an che viene chiamato stiletto, e viene specificato tra l'altro che Lara, eh, lei praticamente ufficialmente di lavoro fa la fotografa. Nel libro viene specificato più volte, fotografa anche perché suo padre le regala una macchina fotografica quando lei era bambina, per, in modo che lei le, non, le tra, non gli stesse troppo tra le scatole, mentre lui faceva gli scavi per non averla intorno, <ride> le regala la macchina fotografica. Quindi lei ufficialmente è una fotografa, non un'archeologa, nel, nel libro ma mi pare che anche nel film a un certo punto. Alex forse le dice, ma tu fai sempre finta di fare la fotografa, vero? Lo dice anche nel film se non erro. Sì, la fotogiornalista qualcosa. Esatto, esatto. La, sì, tipo la fotografa avventuriera, però comunque fotografa. Ehm... E nel libro viene specificato che lei comunque i suoi reperti li mette praticamente tutti all'asta e, e non gliene frega manco niente di a quanto vengono venduti, cioè lo dice proprio, dice lei boh, vede poi arrivare i soldi sul suo conto corrente e via. Non, tipo del pugnale non sta nemmeno lì a, a ad aspettare a vedere quanto lo, a quanto lo vendono, non gliene frega proprio niente. Poi sempre nel libro... Pochi istanti dopo, uscendo dalla stanza, Lara si ritrova davanti a Alex West che si congratula dicendo: Stanno battendo il tuo pugnale, di Xian Sai. A proposito, hai fatto un ottimo lavoro in Cina. Pochi minuti dopo, come sappiamo, Lara entrerà nello studio del signor Wilson, vecchio caro amico di suo padre, quasi uno zio per lei. Pochi sanno però che fu proprio lui a convincere i riluttan riluttanti parenti di Lara a lasciarla partecipare alla, alla spedizione in Cambogia del professor Von Croy. E qua viene proprio citato appunto nel libro. Il buon Fermer vediamo se lo trovo, ah, eccolo qua. Qua c'è la parte del, dello stiletto. L'otto numero 50, 155, continua la banditrice. Lo stiletto di Xian. Bla bla bla. Non lo sto a leggere, tutto ovviamente. Eccolo qua. Lara conosceva il signor Wilson da una vita. Non sarebbe stato azzardato, dire che per lei era uno zio molto amato. Dopo la scomparsa del padre, dopo i problemi prima, della, prima alla Wimbledon School e poi a Gordonstoun, l'unica telefonata che Lara aveva fatta a un adulto e che non si fosse risolta in un sermone era stata con Wilson. Lui l'aveva ascoltata, poi l'aveva incoraggiata a coltivare i propri interessi. Aveva convinto i suoi riluttanti parenti a lasciarla partecipare alla spedizione del professor Von Croy all'età di 14 anni e aveva spalleggiato la sua decisione di annullare il progettato fidanzamento con il conte di Farrington quindi è un personaggino importante Verna, ah, esatto ti credo a quanto è ricca, sì esatto è talmente ricca che non gliene frega niente a quanto vengono venduti i suoi manufatti, lei li trova li mette all'asta e via, poi le arriva il bonifico, quello che è allora una volta tornata al maniero, Lara fece erroneamente esplodere la cena nel microonde e poi la butta nel film invece nel libro se la mangia nel libro è specificato che Essendo uh, molto poco propensa al dialogo per via dello strano comportamento di Wilson, quella sera non riuscì neanche a organizzarsi la cena con, con Hillary. In effetti, qua nel film viene lasciato un po' intendere che lei capisce che Wilson le sta nascondendo qualcosa. Invece nel libro lo dice proprio: cioè lei capisce che lui le sta nascondendo qualcosa e quindi è un po', un po infastidita da sta cosa, è un po' un po' presa male quindi decide di non mangiare e fa casino col microonde <ride> poi però sa, magna nel film nel libro e ecco nel libro qua. poi mette nel film e lo butta nella spazzatura esatto, ah no in realtà no aspetta oltre al fatto che lei capisce che lui le sta nascondendo qualcosa lei capisce che non l'avrebbe più rivisto è per quello che sta male decide di non mangiare scusate, era più, era più per quello in realtà per tutto il viaggio di ritorno a Croft Manor lei ebbe la sensazione che non avrebbe più rivisto il signor Wilson questo la sconvolse al punto che rifiutò di farsi preparare la cena da Hillary e usò parole molto dure con lui e Bryce quando denigrarono la competenza dell'anziano amico. E un attimo prima appunto aveva bruciato tutto. <ride> Poi, la scena eliminata, ma girata e inserita nei contenuti speciali del film, in cui Powell decapita con una spada il signor Wilson, è dettagliatamente descritta nel libro. Il signor Powell compie tale gesto per la scarsa fiducia che riponeva nel signor Wilson, che era in pieno e palese conflitto interiore tra la fedeltà, fedeltà all'Ordine degli Illuminati e alla nipotina Lara. Volete che vi leggo? Dovrebbe essere lo... ah, scusa. Dai, di, di, Sì, sì, c'è lo screenshot con Powell con la spada in mano, cosa... Sì, non si capisce benissimo. Però è proprio, cioè purtroppo la foto è. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere. Sì, yes, è super sgranata. Eh. Purtroppo, cioè, non è, è il una... HD esatto pure. il materiale. Anzi, facciamo vedere un po' di foto. Allora, qua c'è il sacerdote con il triangolone lei con i piedi sul... <ride> sulla sedia. All'asta <ride> e il tizio che la guarda male, <ride> Tu due tizi che la guardano male. In realtà. <ride> il nostro beneamato pugnale. E quello scemo di Alex West. Lei con il vegliardo, lei con Werner, Verna! Verna. la cena bruciata, il libro si trova ancora, lo, ho messo il link ad inizio live, adesso ve lo ridò, ma ce n'è uno, quindi se eh, nessuno della chat l'ha comprato c'è ancora, adesso ti do il link. Eccolo qua, questa è la scena in cui Powell, io non riesco a memorizzare il nome di Powell, ciao Cree, ben arrivata. E la scena in cui Powell decapita Wilson. Adesso magari ve la leggo. Visto che è stata completamente tagliata. questa scena una scena po poco poco cruenta, povero Powell. Cioè, povero Wilson. Allora, aspetta. Va, gli do un attimo il link. Poso il libro. Uh, pa, 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 pa. È sotto l'oricorda. Ah, ce l'ho ancora qua. Ottimo. Si vede proprio la testa che sbalza a terra, <ride> poverino, allora spietta. Costa 13 euro. Disponibilità solo uno, quindi nessuno l'ha comprato della chat. Quindi se lo vuoi, Fabrizio, affrettati. <ride> Eccolo. Sì, Felice Hunger Games a tutti. Cosa? Felice Hunger Games a tutti. Esatto. <ride> Vai, andate e picchiatevi. Allora, Ah, qui c'è già la parte di. Pims, vabbè vi anticipo un attimo del perché, allora eh, nel, nel libro, eh, scusate nel film l'aiutante di Powell si chiama appunto Poppins e fanno anche la battuta che lei lo guarda e dice Poppins e lui dice sì basta un poco di zucchero <ride> e quindi c'è palese la citazione a Mary Poppins, ma eh, ieri leggendo il libro ho capito perché hanno fatto questo cambiamento da Pims a Poppins perché il nome Pims a, a noi in Italia non avrebbe detto niente, quindi la battuta che c'è nel libro, noi in Italia avremmo detto, eh, <ride> non ci avrebbe fatto ridere come invece fa faceva ridere la cosa di Mary Poppins. E la spiegazione è qua. Uh, lei gli strinse la mano e annui, signor Powell, oh santo cielo, no, sono il suo segretario, Pins. Signor Pins, per un attimo Lara provò l'impulso di ridere, ma lo soffocò. Il giovane, bla bla bla, bla vabbè, descrive i capelli. Eh, sorrideva raggiante si sì, come il gin si inchinò leggermente quindi pins evidentemente in inghilterra in america chissà dove è un gin famoso e appunto mettere sta battuta nella versione italiana effettivamente non, non avrebbe avuto molto senso ah, eccolo qua la morte di wilson allora qua praticamente wilson e powell stanno parlando eh, appunto viene svelato che Wilson anche lui è un illuminato e stanno dicendo appunto del... stanno discutendo della, della lealtà di uno dell'altro e mm, Powell dice temo che Lady Croft possa rivelarsi una di quelle anime in errore signor Wilson ma di certo lei la conoscerà meglio di me come uno zio onorario Lady Croft così ha parlato di lei ha detto questo? sì Wilson deglutì, chiaramente commosso. <coughs> Powell non era contento di ciò che vedeva. Deve essere molto importante per lei. È vero, la conosco da sempre, da quando era bambina. Ma grazie al cielo l'ha tradita. Powell si fermò e si voltò verso Wilson. Che sollievo. Un enorme faro posizionato per fornire luce ai saldatori, sì, sono in un. come si dice? Sono in un praticamente eh, in un cantiere. Sono in un cantiere che Powell sta ristrutturando in sostanza. <coughs> eh, e quindi niente, Powell dice: Boh, meno male che l'hai tradita, beh, uh, io non credo. Il vecchio si schiarì la gola, io ecco mandarla da noi. Lo, lo interruppe Powell in tono tagliente. Da me. Questo era tradirla, e lei lo sa bene. Speravo che non fosse per forza un tradimento. Speravo che lei e Lara, voglio dire, Lady Croft poteste. Powell scosse il capo disgustato. Quell'uomo stava piagnucolando Lui odiava i piagnistei si fidi, è stato di certo un tradimento. Ma lei ha fatto benissimo, tuttavia, signor Wilson. Eh, lei mi preoccupa. Riesco a percepire il suo conflitto interiore riguardo a questo argomento. Non posso fare a meno di chiedermi cosa lei abbia detto a Lady Croft sull'orologio, su di me, riguardo all'ordine. Eh, non infrangerei mai il mio giuramento. Wilson induri la mascella. Mai. Nemmeno per la sua adorabile pseudonipote. Nemmeno per lei. I due uomini erano di uno di fronte all'altro. Powell squadrò il vecchio, si rese conto della velocità con cui gli, mu gli si muoveva il petto su e giù, su e giù, uh, e pensa: Forse non le ha ancora detto nulla, pensò, ma lo farà, lo farà di certo. Quindi, boh, Powell non si fida assolutamente del vecchio <ride> e praticamente poi <clears throat> lo invita a ripetere il giuramento agli Illuminati. Wilson si sì, inginocchia e mentre inginocchia: Mentre parlava, Powell vide una figura emergere da dietro una delle tante ombre stagliate contro l'immane centrale elettrica. Era il signor Julius, capitano di ciò che Powell amava ritenere la sua piccola squadra d'assalto, anche se ovviamente erano tutti iniziati dell'ordine a diversi livelli. Julius era accorso chiamato da cerca persone di Powell, non si trovava mai a più di qualche secondo dal capo. Eh? Julius passò a Powell un fodero. Powell sguainò una, una spada. Pims ispirò. Inspirò rumorosamente. Ah, c'è anche Pimps, non mi ricordavo che c'era anche Pims alla scena. Con gesto sicuro, Powell alzò la spada e fendette l'aria, sempre tenendo l'occhio sul, be sul bersaglio, appena sopra la vertebra alla base del collo di Wilson, lo spazio di un centimetro tra le ossa per permettere alla lama di tagliare di netto e zack! La testa rotolò per terra, il corpo decapitato si accasciò. Powell fece un passo indietro e con un movimento preciso rinfoderò la spada e la passò a Julius. Bene, è stato piacevole. Sorrise, sorrise a Julius, poi si voltò verso Pims che aveva cominciato a sudare. Powell sorrise anche a lui. Lo so, adesso ti senti stranamente vitale, ci vuole un po' per abituartici Abituarci, sì. Ma fidati, questi sono i tempi migliori, mettila qui dentro, ti spiace, boh, vabbè. E a niente, poi fa anche, è vero che c'era Pims, poverino, perché a Pims gli fa anche raccogliere te la raccogli testa. testa. Esatto, me ne come ho potuto dimenticarmi questo dettaglio? il film me li dice anche scusi <ride> cioè chiedo scusa <ride> poverino che... no. devo oh. guardarla la scena tagliata non, non ho guardato gli speciali e quindi me la son persa sì poveraccio bevo perché leggere è faticoso eh? allora <ride> torniamo a noi <ride> sì no poverino anche Pims scusate eh <ride> <ride> La morte, allora, eccolo qua il signor Poppins. Nella versione in lingua originale si chiama Pins. Quando Lara si rifugia in garage durante l'invasione degli uomini di Powell, nel libro vengono descritte le teche nel quale sono alloggiate le pistole Brownie, High Power e gli Uzi, chiaro riferimento all'arsenale dei capitoli classici 1, 2 e 3. Nel libro ha ah, tra l'altro <coughs> la scena: in realtà, tutte le scene, quelle un po' action. Sono state rese ancora più action nel film perché tipo: No, non muoio, non muoio, Cree, tranquilla. <ride> cioè, avevo solo un po' di grati in gola. <ride> e, dicevo, la scena, tutta la scena, quella che lei sta facendo, sta svolazzando nel maniero per fare ginnastica e arrivano gli uomini di Powell che sfondano le vetrate del tetto, arrivano, lei gira, spara, fa cose, li lega, li fa cadere, si spaccano le balaustre della, della Croft Manor, tutto questo nel libro non c'è. Lei praticamente rimane in stealth quasi fino ad arrivare al garage. Loro in realtà la vedono lo stesso perché hanno i visori termici quindi sanno dov'è, però tutto quel casino che c'è in quella scena quindi proprio tutto lo scontro che c'è mentre lei è ancora legata alle funi, non, nel libro non c'è. In realtà ci sta <ride> che l'abbiano messa nel film. Cioè, secondo me ci sta. <ride> e poi nel libro, durante l'invasione del maniero, fu usato il gas lacrimogeno. Da Lara, aggiungo, è lei che spara <ride> nella scena in cui eh, Bryce, praticamente Bryce. Nel film è lui che contatta Lara mentre lei è in garage. Invece nel libro è Lara che contatta Bryce. Piccola differenza. E Bryce, poi la guida. Mm, sì, piccolo dettaglio cambiato. Um, Bryce, esattamente sia nel film che nel libro, la guida gli dice: Guarda, c'è un nemico a destra, uno a sinistra, uno qui, uno là, uno di fianco alla Lamborghini. Eh. In tutti, sia nel libro che nel film, questo. Però nel libro lei sta usando una pistola che spara lacrimogeni e lei, così come i nemici, non ha la maschera, quindi come scrive Alessandro, praticamente a fine invasione sembrava che Lara avesse sbucciato 250 cipolle. Esattamente. Mi sarebbe piaciuto vederla questa scena nel film, peccato che l'ha fatta diversa. Poi, verso la fine dell'invasione, per assalire gli ultimi nemici, Lara riesce a reperire e usare la sua coppia di pistole, mentre nella versione finale del film utilizza una mitraglietta rubata a un nemico vero? nel libro dice proprio che mette le manine nella teca e prende le sue pistole gemelle eh, la scena super action cosa? Oh, fatto. <ride> esatto <ride> mette le manine nella teca Aha. la scena super action sulla moto in garage non era prevista inizialmente nel libro poco prima che partissero tutti per la Cambogia è ben descritto il momento in cui Powell si reca sì, a casa di Alex per West per ingaggiarlo. L'appartamento del signor West faceva un po' schifo a quanto pare. Infatti l'ha tagliato dal film. Io quasi quasi ve lo leggo. Giusto per, farvi, per darvi un quadro più completo di Alex West, che era un po' pessimo. <ride> È un personaggio un po' pessimo. Uh, vediamo se lo trovo. Mm. Caspita. Eh. Eh, 145 <ride> cioè, perché ti sei segnato le pagine? No, no, l'ho trovato allo subito. Ah, okay. Allora, 141/44, eccolo qua: sì, 44, 45. Powell aveva una casa a Londra da più di 30 anni eppure, in tutto quel tempo, era la prima volta che gli capitava di visitare Whitechapel Street, disgustoso. <ride> Guardò la spazzatura non raccolta lungo la via, i magazzini abbandonati e aggrottò la fronte. Sembra New York. Questa è la zona dove abita Alex. Vabbè, eh, andiamo un po' avanti. Mm. Allora, Alex vive al numero 25 e mezzo. E <ride> ecco il numero 25 e mezzo. Vabbè, eh, scendono dalla macchina. Bla bla bla. Eh. Ecco qua. Dopodiché si voltò verso l'edificio. Il piano terra era una parete di cemento grezzo con due porte d'acciaio leggermente incassate. Quella di sinistra mostrava il numero 25 stampigliato sopra la porta. Sulla porta stessa c'era un cartello con scritto pasticceria bucket. La porta a destra mostrava un grande mezzo scritto a mano con vernice verde fluorescente. Pittoresco. Powell suonò il campanello. Eh, vabbè. West, adesso, cioè Alex, gli risponde a cavolo, dice di, di andarsene, che non vuole venditori, niente, ciccicci. Lui gli dice che è Powell che vuole offrirgli un lavoro. Alex ovviamente, oh, uh, un lavoro! E allora gli apre subito. Ecco qua, un lavoro, perché non l'ha detto subito? <ride> e poi... Mh, ecco qua, questa è la prima descrizione di Alex. Una porta d'acciaio dall'aspetto imponente si aprì, mostrando un giovanotto con la barba lunga e l'aspetto dissoluto. Che indossava pantaloni da ginnastica blu, una maglietta bianca e un berretto da sci nero. Il berretto io non l'ho capito bene. In casa, ma perché col berretto da sci? Ma fa posto così. Eh, L'appartamento era una singola stanza cavernosa. L'unico mobilio riconoscibile era un letto a baldacchino ficcato accanto alle finestre a tutta parete. Tutto il resto dello spazio era occupato da manufatti di vario genere, sculture, oggetti decorativi, totem, disegni. Uh, signor West, questo è alquanto interessante, sono sorpreso. Eh? Questo interessante? La sua collezione molto affascinante. Accanto a Powell si trovava una grande lastra di granito appoggiata su quattro pile di casse del latte. Il granito era coperto da schegge di vasellame, una delle più grandi recava tracce di un'iscrizione. Prese la scheggia, vabbè, comunque adesso parlano un po' di, di archeologia. Però, appunto, anche la, il tavolo fatto con le casse del latte con i pezzi di, di, di un vaso fa, antico sopra. Ok. E poi, vabbè, gli offre del caffè riscaldato. West andò dall'altra parte, preso una tazza dal frigo e la mise nel forno a microonde. La, la tazza col caffè riscaldato. E, va, e vabbè, <ride> e non mi pare che ci sia altre descrizioni dello schifo di casa sua. Sufficiente. Sì, esatto, direi infatti l'hanno tolto dal film, hanno detto vabbè, mh, posso così. Allora, nella versione eh, definitiva del film è abbastanza chiaro che Lara si rivolge a un gruppo di mercenari per organizzare una partenza super rapida da Londra alla Cambogia. Quello che non viene specificato è che tale gruppo di mercenari, aperte virgolette, li aveva incontrati mentre si preparava per la sua spedizione commissionata dalla Nata Technologies. Quindi, cinque, circa 5 anni prima, con un po' di fantasia. Come ben sappiamo, Natra è il boss principale di Tomb Raider 1. Secondo me, Ale, non c'era bisogno di specificarlo, ma non si sa mai. Si sa. <ride> sì, qua non dice molto di più, se non sbaglio. Dice, eh, eccolo qua: bla bla bla. Lara li aveva incontrati mentre si preparava per la sua prima importante spedizione su commissione della Nata Technology. Sì, poi forse, niente, si mette poi proprio a descrivere questo loro in suo incontro con questi mercenari, con questa gentaglia con cui fa amicizia. Con Shu Grave e l'altro che non mi ricordo come si chiama, Tuki. Però non specifica più di tanto di, di Natla, lo, la cita solo. Quando Lara si reca nei pressi della tomba in Cambogia, osservando col binocolo la grande statua che blocca il passaggio di ingresso alla tomba, statua che gli uomini, di gli uomini di Powell stanno cercando di abbattere per entrare ritornò con la mente alle esplorazioni cambogiane fatte con Von Croy durante quella lontana estate che aveva passato con lui ad Angkor e alla sua conoscenza dei motivi scultori di scultorei cambogiani si sì, lo cita proprio Von Croy qua da qualche parte <coughs> qui tra l'altro lei mh, sì, quando vede Alex dal microfono che vede che c'è anche Alex <ride> Lo, abbassò lo strumento e lei riuscì a vedere chiaramente il nuovo arrivato per un, per un minuto rimase senza parole Alex West tu bambino avido sono morta perché invece nel film dice Alex West cosa ci fai tu qui però bam, tu bambino avido suonava meglio eh, secondo me bellissimo uh, ah sì eccolo qua che parla del, di quando è stata ad Ancor Wat però non dice molto di più, dice solo che c'è stata. Nel romanzo, la bambina che guida Lara all'ingresso della tomba cambia continuamente fatta fattezze, fattazze, passando dall'aspetto giovanile a quello di un'anziana malconcia a quello della statua della Psara. Invece nel film rimane una bambina sempre. E tra l'altro nel libro la bambina, non mi ricordo, non mi pare che nel film lo dica, la bambina dice proprio. Lara le chiede ma c'è un altro ingresso, perché praticamente. Powell e Gentaglia stanno entrando dall'ingresso principale, Lara sta entrando da un... sta cercando un ingresso secondario, lo chiede alla bambina dice ma c'è un ingresso secondario e la bambina dice sì per te sì. Mi è piaciuta questa cosa. <ride> che... <ride> a Lara si aprono le porte che ad altri non si aprono, sì per te sì. <ride> Mi è piaciuta e sta sì, cosa. Il film ti limita a fare soltanto così. Eh, esatto, è eh, giusto, è vero. Eh, guarda, guarda là che c'è un ingresso. <ride> Okay. Poi anche qua ci sono un po' altre di differenzine. Allora, aspetta, vi faccio vedere un po' di foto così. Tic. Allora, eravamo rimasti qua a lui che stava per decapitare, il povero vecchietto. Qua c'è Poppins, <ride> barra Pims, che tra l'altro nel libro è più scemo di quello che è nel, nel film. Cioè, è ancora più scemo. Lara nel garage. La, qui la citazione alle pistole che ha Lara nel garage: Lara con gli Uzi, la mitraglietta che ruba a. Che poi è un Uzi credo che ruba a uno dei tizi. La scena del, della moto, Lara con i mercenari di Natla. Cioè, di Natla, conosciuti durante la, la spedizione con Natla, la nostra amica Natla, Ancorbat la bimba e la tomba e da qua proseguiamo a Lara le porte si aprono da sole esatto si sì, Vitti nel, eh, ne, anche nel libro appunto le fa vedere il gelsomino cioè ha un mazzo di gelsomini la bimba in mano poi Lara appunto le chiede proprio ma c'è un altro ingresso e la bimba risponde sì per te sì perché tu sei brava bella e simpatica allora la tomba nel romanzo sarebbe dovuto, dovuta essere ellittica, nel film sembrerebbe rettangolare. Lara non salta sul tronco ma si aggrappa alla sua corda reggente. Non lo utilizza per, perfor per perforare l'urna ma romperà del vetro con dei colpi di pistola. Ehm, mentre Lara sta sparando la gigantesca statua, a tre teste anziché una rotante, non è sola come nella versione finale del film, bensì nella tomba ci sono ancora Powell e tutti i suoi uomini, vero? In più, due soldati scimmia di pietra cercano di attaccarla, ma con una capriola riesce a schivarli e a farli decapitare dalla statua gigante. LOL. No, no. LOL. Eh. Io vi sto eh. leggendo quello che Alex ha scritto. Sì, Alex. Sì, vabbè, ci sta. Ti chiamo Alex questo. Sto leggendo quello che Alessandro ha scritto. Eh. Il LOL era suo scritto, quindi io lo leggo. No, sta scena qua ho riso anch'io mentre la leggevo. È bellissima. Allora... Oh. Quella che si passano a vicenda al triangolo. <ride> la scena è ridicola. Allora, peccato. Oh sì. <ride> è peccato che l'hanno tolta nel film. Mannaggia. Eh, si sì, ricorda tantissimo la statua di Shiva e Tomb Raider 3. Sì, assolutamente sì. L'ho pensato anch'io mentre leggevo. Infatti, ehm, più mentre leggevo che mentre vedevo il film. In realtà, perché nel, nel libro lo dice proprio che la statua è proprio rotea alle spade. Quindi ho detto: ah, come, come in Tomb Raider 3. Allora. Eh, qui siamo quando appunto la statua attacca Lara. Lara, capendo che la statua gigante rincorre chiunque abbia in mano il triangolo, per diletto lo lancia un secondo ad Alex, dicendogli "Volevi darci un'occhiata, è tutto tuo". La statua incomincia a cambiare direzione verso Alex, il quale viene aiutato da Lara che nel frattempo, ormai alle spalle della statua, inizia a sparare alla schiena rompendola in diversi punti. E a un certo punto Alex lancia nuovamente il triangolo a Lara con la statua che ricomincia a seguire Lara. <ride> Adesso questa parte magari ve la leggo. Comunque finisce di nuovo con lol. <ride> questa parte. Allora, vediamo se la becco. Eh. Uh... <tossi> sì, che tra l'altro nel film sembra che Lara entri un po' prima nella tomba rispetto a loro. Invece nel libro è al contrario. Cioè, prima des viene descritto loro che entrano, i, i cattivi che entrano nella tomba. E poi quasi alla fine viene detto che c'è anche Lara. Quando loro sono già lì, che stanno ragionando sulle spade, su dove metterle, viene poi sì, specificato che Lara è entrata anche lei ed è, ed è lì. Uh, vediamo un po'. Vediamo se lo trovo. Sì, qua è il pezzo cui, in cui appunto non è il, il tronco che buca l'urna, ma i proiettili. Ma di Lara, io mi ricordavo che era... non mi ricordavo che era Lara... Letto... Può essere che qualche fesseria mi è scappata. Ah no, aspetta, no, riguardavo... perché avevo... avevo in mente che o oh, è tipo Alex. Aspetta, no, magari ho letto male io. Eh. Perché ovviamente l'ho letto molto in modo veloce. Perché ho dovuto leggerlo tra ieri sera e stamattina. Quindi, uh, dove è caspio è? Eh? Ah, qua proprio all'inizio del capitolo. Mm, 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 mm. Eccolo qua così quando vide il tronco ci salta bla 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 sospesa a mezz'aria sotto di lei Powell afferrava un fucile e la prendeva di mira poi fece ruotare la canna e sparò alla parte anteriore dell'urna in grembo alla statua no è Powell allora è Powell che è a no vabbè è un dettaglio comunque in pratica non c'è cioè, il dettaglio importante che secondo me è più bello nel film perché nel film è bella la scena che Ting viene bucata l'urna rispetto a un proiettile, lo trovo più. Lo trovo più. Quella un... scena è bella. Eh, esatto, lo trovo più affascinante il fatto che sia la punta del tronco, eccolo qua. Allora, Lara si mise a correre con la statua dietro. Non riusciva a ricordare l'ultima volta che qualcuno l'aveva inseguita con tale accanimento. Vabbè, forse il conte di Farrington, ma i suoi motivi erano molto più chiari. Allora perché il, ragaz il ragazzone d'oro era così voglioso di raggiungerla? Il ragazzone d'oro è la statua, ovviamente. Che cosa aveva che... Alex? Urlò Lara. Volevi darci un'occhiata? A metà della sala, ai piedi della pedana da cui era scesa la statua, Alex abbassò la sua arma. Cosa? Ecco, è tutto tuo. Lanciò il pezzo di triangolo ad Alex. Alex lo afferrò con un'espressione confusa e in volto. Lara! Rigirò il mano in mano il pezzo. Che diavolo! La statua si girò, quasi a metà di una falcata e si diresse verso di lui. I piedi di pietra che scheggiavano il pavimento a ogni passo di corsa. West sbarrò sbar sbar gli occhi. Merda. <ride> Alzò di nuovo l'arma e sparò rapidamente. Lara si unì a lui, scaricando colpo dopo colpo nella schiena della statua mentre questa correva verso Alex. Liberatasi dall'inseguitore, Lara era in grado di indirizzare meglio i suoi colpi. Mirò a una spalla facendo saltare enormi pezzi di pietra. Un braccio cadde a terra e si frantumò. Uno è andato, ne restavano altri cinque. La creatura raggiunse Alex. Lui sgusciò dietro una delle colonne che sorreggevano la galleria superiore. Appena in tempo, una spada fendette lo spazio che occupava poco prima. La, st la statua urtò la colonna spezzandola in due. Tutta la tomba tremò. Della polvere cade dal soffitto. Ho cambiato idea! <ride> Urlò Alex. <ride> Stringeva il triangolo in una mano. Tienilo tu! Il pezzo solco solcolaria l'aria della sala. La statua si voltò per osservarne il percorso. Me la vedo la statua così. Uh, <ride> col pezzo che passa. <ride> prendetelo, prendetelo. Era Powell, che aveva osservato tutto dalla piattaforma sopra Lara e stava urlando alle sue guardie che sembravano riluttanti a muoversi. Lara rinfoderò una pistola e prese al volo il triangolo. La statua riattraversò a ab balzi la stanza. Lei si mosse di lato in modo che Powell e i suoi uomini si trovassero tra lei e l'orrida creatura. Vieni a prenderlo! urlò eh, sollevando il triangolo in aria prima di rimetterlo nella cintura. Creatura, beh, la creatura balzò verso di lei mulinando le spade. Ecco qua, che muli, mulinella le spade. Attraversando la piattaforma. Sangue e grida riempirono l'aria. Powell e i suoi uomini cadono a, a terra. No, non Powell, figuriamoci. Eh, vabbè. Niente, continua a sparare, bla bla bla, gli stacca un altro braccio, boh. non, non mi pare che se lo passino più, fanno avanti e indietro due volte. Uh, sì. Ah, poi specifica qui come Lara, questo si vede nel film, come Lara cambia i, i caricatori, che praticamente dal, dallo zainetto escono escono i caricatori e lei li aggancia da dietro praticamente, cioè sgancia quelli vuoti e li aggancia dallo zaino praticamente. Qua nel libro viene anche raccontata questa parte qua. E boh, non mi pare che se lo scambino più comunque. Diventava più esilarante così con alcune scene di Indiana Jones. Eh, ma esatto. Molto meglio come il film. Cioè, ti piace di più come l'hanno fatto nel film? Nel film l'hanno sbr sbrigata più alla veloce, in realtà, la parte della statua. Forse si riferiva al discorso del tronco, perché quando l'ha scritta questa cosa... Ah, parla. No, non lo so. No, comunque no, però, diceva Esilarante. Penso si riferisse alla... allo scambio tra Lara e Alex. Della... <ride> tienilo tu, ma no, tienilo tu. Guarda ho cambiato idea, tienilo tu. <ride> Sarebbe stato carino. No, diciamo che anche qui, questa è un'altra dei... un delle parti, quelle più concitate. E in realtà nel film è più concitata rispetto al libro, perché comunque loro combattono molto di più rispetto a tutte le scimmie, sono molte di più corrono, sparano, spaccano, cioè dura di più la parte quella di, di combattimento. E l'ara poi della statuona se ne libera in realtà abbastanza in fretta. Ah ok, vedi parlava la parte di cui si, in cui si scambiavano il triangolo. Sì, avrebbe allentato un po' troppo la tensione forse. <ride> Hanno preferito togliere. Sarebbe stato divertente. Ma anche secondo me, a me piace questa scena. <ride> allora, andiamo avanti. Le immagino anche bene cioè <ride> pensando a una scena del genere sarebbe eh sì esatto anche perché comunque eh, come si chiama Daniel Craig ha ah, la faccia un po' da schiaffi quindi ci stava a eh, fare una scena così eh, quando Lara la eh, era giovane cosa? Sì. Era, era giovane sì 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 era giovane, giovane. era già stempiato ma era ancora giovane era giovane quando Lara consumerà tutte le munizioni, a differenza del film, non, compirà, non colpirà la statua per mezzo del tronco sospeso, bensì, gli darà, gli darà un calcio nelle parti basse. Facendo... Si è interpretata, perché <ride> sì. non è che è descritta bene nel film. Era interpretata. Sì, così. no, ma mi sembra anche, anche bia di, di averla capita così. Facendola schiantare contro la parete. Ripeto, LOL. <ride> Lara fuggì dalla tomba con ancora Powell e i suoi uomini dentro la tomba. Nella versione finale avviene l'esatto contrario: che tra l'altro, anche l'uscita di Lara, che prende una delle scimmie, la acchiappa e la porta in volo fuori dalla tomba, <ride> questo nel libro non c'è, l'hanno aggiunto solo nel film. Durante l'inseguimento, prima di raggiungere la cascata, Lara cercherà di mettersi in contatto con Bryce, il quale prova a darle indicazioni per fuggire. E qui si capisce Bryce quanto è stupido ogni tanto. <ride> Che fa finta tipo. Questa è la segreteria telefonica di Bryce. Mentre lei, poverina, è lì inseguita. Sarai, s... <ride> Sarai scemo. Sarai eh. scemo. Però c'è un'altra parte che mi è piaciuta molto. Che è la parte finale, quando lei sta per tuffarsi. Mi è piaciuto molto di più nel libro il dialogo con Alex. L'ho trovato più intenso. Sì, anche qua il, il dialogo con Bryce. Vabbè, eccolo qua. Lei, lei lo chiama mentre sta scappando inseguita una voce rispose all'altro capo del telefono ah salve Bryce sì, non può rispondere al telefono in questo momento ma se lasciate un messaggio vi richiamerà il prima possibile Pip. Lara sorrise molto divertente ha, ha. dei proiettili solcarono l'aria accanto a lei cioè questo entra la inseguono e le spara l'altra fa lo scemo l'altro fa lo scemo e eh, vabbè Lara erano degli spari stai bene? sì sì e sì però ora sto correndo alla cieca e mi servono delle indicazioni. Sono diretta a est della tomba. Qualche idea? Altri spari. Si ricominciava. Sto, al... sto accendendo il computer. Dammi un attimo. Ecco, ci siamo. Ci siamo. Uh, dove eravamo? Cambogia, ricordi? <ride> un grido alle sue spalle. Lara scorse gli uomini di Powell spuntare dai cespugli. E Alex. E anche Pims. Tutti diretti verso di lei. Partì nuovamente a tutta velocità. C'è un fiume, era Hillary che per fortuna è un po' più sveglio ogni tanto. Era Hillary che stava urlando in sottofondo. Ah, la striscia blu, sì, un fiume, ripete Bryce. Ecco a nord-est, circa 30 gradi da... No, no, aspetta. Altri proiettili le passarono sopra la testa. Mi stai mettendo in attesa? Ma adesso, mentre fuggiva, riusciva a sentire un rumore e sapeva bene cos'era. Così, senza nemmeno un passo e chiudo, premette il pulsante di fine chiamata sul cellulare. Lo rimise alla cintura e partì in avanti con rinnovato vigore. E niente Bryce non è stato molto utile in questo caso invece quando arriva poi sulla, sulla rupe prima di tuffarsi arriva Alex dietro di lei eccolo qua una rupe quel rumore il rumore dell'acqua proveniva da poco oltre la libertà sentì schiudersi un cespuglio poi una voce guarda che sparo Lara sogghignò conosceva quella voce era Alex riusciva a sentirne il fiatone Lara, consegnamelo, gli altri ti uccideranno. Non si girò, invece strinse le cinghie dello zaino. Loro forse, ma tu no. Non esserne così sicura, questo lavoro è importante per me, molto importante. Lara si voltò e sorrise: non importante come me. Alex arrossì, lei saltò <ride> carino! <ride> È una... Eh sì, <ride> eh, mi piace di più questa scena così <ride> Perché qua dice sem semplicemente lui dice Guarda che ti sparo, lei lo guarda come per dire Ma figurati se mi spari e si tuffa, stop Non c'è tutto questo dialogo Peccato Poi andando avanti Lara raggiunge il villaggio per mezzo di un tronco galleggiante e non una canoa E anche qua trovo che nel libro abbia molto più senso questa cosa qua eh, perché è molto bella anche sta scena, ve la leggo. L'acqua era tiepida, il sole era più caldo e il fiume era pacifico. Dopo il salto, Lara era tornata in superficie, si era aggrappata a un grosso ramo e aveva lasciato che la corrente la trasportasse. Era una corrente forte, ma non troppo. Rimanere attaccata al ramo era come essere trainati da un lento motoscafo, come il giro di preparazione prima di una gara di sci d'acqua. Stesa sulla schiena, guardava la rupe e il piccolo Alex che rimpicciolivano in lontananza. Il fiume scorreva, Lara si lasciò trasportare, il triangolo saldamente assicurato alla cintura. Il cielo si fece scuro e giunse la pioggia, molto intensa per qualche minuto. La corrente diventò più impetuosa, poi il rovescio man mano si attenuò. Il sole ricomparve. Le rupi su entrambi i lati del fiume sparirono per far posto alla giungla, quindi ai campi. In lontananza Lara scorgeva delle risaie e dei contadini, uomini e donne, alcuni con cappelli o a torso nudo, tutti intenti nel loro lavoro. Un vecchio senza denti pagaiò con una canoa vicino a lei, senza vederla, intento a scrutare il fiume. Una rete da pesca pendeva per metà dalla barca. La, la corrente rallentò, lei si girò e vide avvicinarsi rapidamente una capanna protesa sul fiume, sospesa su quattro pali. Poi una seconda, una terza e niente. È arrivata poi al tempio. Esatto. Secondo me aveva più senso perché lei si è tuffata. E in effetti, poi nella scena dopo te la ritrovi su una canoa e dici: Ma cosa così c'era il box affitto canoa e le noleggiavano. Eh, esatto. Così ma vabbè, come ci è arrivata alla canoa e niente. Secondo me aveva molto più senso così. Era... Magari era più difficile da realizzare. Boh, va a sapere. Questa è una di quelle cose che non sapremo. Come mai hanno fatto una cosa in un modo anziché in un altro. Cos'è che dice? Serviva Zip qui. Sì, esatto. <ride> zip è un po' più sveglio di Bryce. <ride> Bryce ogni tanto si, si pianta. <ride> allora, nella versione finale, Lara. Si bugga, Bryce. Nella versione finale, Lara prima si mette in contatto con Powell e poi con Bryce. In realtà, dopo aver contattato Bryce, fu lei ad essere rintracciata da Powell, il quale interruppe la loro conversazione per poi riprendere la conversazione con Bryce. Sì, praticamente appunto nel libro viene spiegato che lei chiama Bryce mentre parla con Bryce dal telefono satellitare, sente un suono e capisce che qualcuno la sta, sta cercando di contattarla. Lei pensa che siano i mercenari che vogliono contattarla per aiutarla a ritornare a casa, invece è Powell che si è infilato nella comunicazione e riesce a contattare, a parlare con Lara. Però vabbè, cambia poco in realtà qua. Uh, Lara avrebbe dovuto cenare con i monaci prima della preghiera e del tè. Si, sì, la fanno anche mangiare. Invece, nel film la fanno solo bere. <coughs> Durante il confronto con il sacerdote, con in mano la tazza di tè, dopo che Lara pronuncia la frase Mio padre? Conosceva mio padre? Si entrerà in uno stato di sospensione temporale e ultraterrena, <coughs> dove Lara avrà una sorta di contatto con suo padre. Solo dopo questa fase, ritornata alla dimensione terrena, il monaco le dirà Ora beva, finisca il, tuo, il suo tè. Sì, praticamente Lara vede proprio il monaco che praticamente cambia lineamenti, diventa suo padre e ha questo, questa specie appunto di, di visione. In cui lei immagina anche che la tazza le sfuga dalle mani e si distrugga per terra, quando invece poi finisce la visione, la tazza se la ritrova intatta tra le mani. Visto che vedo un wow, se volete la cerco, è vero, leggo questo pezzettino. Ma mi sa che sono già andata oltre. <ride> e non ho messo un post-it. Tra l'altro, Lara, delicatissima qui, quando parla con Powell al telefono. Eh, il triangolo sta bene, signor Powell. E lei come sta? Viva. Powell rise. E scalciante, spero. Non al momento, ho finito i denti da spaccare. Ma più tardi, chi lo sa. <ride> Questa è Lara proprio. <ride> ho finito i denti da spaccare. <ride> allora, vediamo un po'. Vieni, cena. Ecco, dovrebbe È essere... Delicata qua. come una farina <ride> Sì, sì, esatto. Non ho più denti da spaccare, niente. Quindi sono tranquilla. Uh, ecco qua sta mangiando. Ecco qui stanno parlando. Ecco qua. Un momento. Finalmente lei ritrovò la voce. Lei conosceva mio padre? Il monaco chiuse gli occhi. Mi scusi? chiese aggrottando le sopracciglia. Pronto? Nessuna risposta. Si protese in avanti e lo toccò gentilmente sul braccio. Per un istante sembrò che lui non stesse respirando. I suoi occhi si spalancarono. Lara fece cadere la tazza, ma quella non toccò terra, rimase sospesa a pochi centimetri dallo spezzarsi sul pavimento di pietra. Uno schizzo di tè era bloccato in aria come se fosse stato congelato. Le candele non guizzavano più. Le fiamme erano diventate una singola lingua immobile di fuoco. Il tempio era completamente e assolutamente silenzioso. Il volto del monaco tremò e mutò. I lineamenti erano irriconoscibili. Comparve il volto di suo padre. Presto scoprirai tutti i miei segreti. Anche la voce era quella di suo padre. Papà. Segreti che nemmeno tua madre conosceva. Segreti. Lara scosse nuovamente il capo, si sentiva sperduta come in pieno oceano. Abbassò lo sguardo e boccheggiò. Sempre in posizione del loto ora fluttuava a quasi due metri da terra. Come suo padre, barra il monaco, a meno di un metro da lei. Ah, scusate, come suo padre, che cioè anche lui fluttuava, in sostanza. Quando tua madre morì, tu eri piccola, improvvisamente vidi la mia vita con occhi nuovi, i tuoi limpidi occhi di bambina, Lara. E ciò che vidi era, scosse il capo, giudicami con il cuore, Angelo. Vabbè, in pratica, niente, le dice che devi distruggere l'orologio, che non deve farsi prendere. Uh, finisce la visione. Ormai il volto del padre e quello del monaco si stavano in qualche modo riunendo, l'aria tremolava intorno a loro. Sotto di lei la tazza si frantumò sul pavimento del tempio. Lara alzò lo sguardo e ora era il vecchio monaco che la fissava, benevolo, saggio e gentile. Ti aiuteremo, disse. Per qualche motivo gli occhi di Lara si riempirono di lacrime. <coughs> Mi aiuterete, davvero? Ti serve un po di aiuto, il mondo è nelle tue mani, Lara, Angelo. La voce del monaco sembrò cambiare di nuovo in quella di suo padre mentre pronunciava quelle ultime parole. Incredibile. Lara scosse il capo, non so cosa dire. Allora finisci il tè, troverai dopo le parole, ora bevi. Ma il mio tè per poco non fece un salto per la sorpresa, la tazza era ancora fumante nella sua mano e lei era nuovamente seduta sul pavimento del tempio. E boh, poi le dice che il tè ha cattivo sapore, ma che cura, lei si trova senza la ferita lì, tutto uguale al... <coughs> al libro, al film. <coughs> allora, tornando a prima la scena. Quella del tronco su, invece della canoa. Tempi budget. Sì, anche secondo me, probabilmente era. veniva a diventare. cioè, Fare la scena. Quella appunto di lei che naviga sul fiume con un tronco, magari era troppo costoso, troppo incasinato. Va a sapere. Una principia per fare un eh, riferimento a Tomb Raider 3. Può essere pensato. Ah, ah, beh, sì, potrebbe anche essere. Hanno magari messo la canoa. È passato Ezio <ride> ogni tanto vedono passare Ezio in webcam una principessa proprio, sì, assolutamente. <ride> Ma sì, ci piace così la nostra Lara, assolutamente sì. <ride> Ciao Ezio, Ezio, dove credi di andare, eh, non lo so, io non lo vedo. Lo vedete voi e io no, è quello bello. Allora, vediamo un po' di foto. Eravamo allora, arrivati qua al Tempio. <coughs> uh, Qua c'è la statua con l'aretta, questa <ride> dalla regia è una scena, del <ride> come avrebbe potuto essere la scena tra Alex e Lara che si, si lanciano il, <ride> il pezzo, il triangolo, il pezzo di triangolo. Lara qua che sfonda la statua con il tronco, e quello che invece avrebbe potuto essere se avessero seguito il libro. Lara un attimo prima di saltare. Lara sulla canoa, Lara al telefono, tra l'altro quanto è bella con quel sari improvvisato, come lo chiamano nel libro. Cioè Lara, cioè Lara, Angelina con la carnagione che ha vestita con quel colore lì, è uno spettacolo. Lara che beve il tè, e poi piccola anticipazione, zan zan zan. Cosa ci fa il buon Marco Bartoli? È mm. <ride> comparsa una foto del buon Marco Bartoli. Come mai? <ride> Cosa ci fa? <ride> allora aspetta che recupero il tuo pod, ecco qua. Allora, 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 una volta arrivata a Venezia, prima della famosa scena nella sede degli Illuminati, Lara si divertì a spiare il signor Powell e Alex da un tetto con il binocolo. Poco dopo Lara sentì un rumore alle sue spalle, si girò e... Marco Bartoli! Esatto, stavo aspettando che qualcuno mettesse il sound Marco Bartoli, eccolo, è arrivato. Poco dopo Lara sentì un rumore alle sue spalle, si girò e... Hai un bel fegato a mostrare il tuo muso qui, Croft. Era il fratello di Marco Bartoli. Marco Bartoli era il boss principale di Tomb Raider 2, quello che si ficcò il pugnale di Xian nel ventre per dire diventare un drago. Va! Inutile dire che Lara se ne sbarazzò in pochi minuti. Ve la leggo, sta parte, perché è molto bella. È una chicca che nel film, in effetti, sarebbe stata eccessiva, ma nel libro mi ha fatto molto piacere vederla, sinceramente. Allora, lei appunto è sul tetto del palazzo di fronte dove c'è Powell. Vediamo mm -mm -mm. se lo trovo. Noi, noi italiani nei, nei testi, nei film, uh -huh. oltre a Ciano, siamo tutti cretini. Tutti. Sì, eh, infatti anch'io ci sono rimasta male perché comunque dice che anche per strada Lara passeggia per le vie di Venezia e gli italiani la infastidiscono, le fanno battutacce. Perché cioè, i, i veneziani con gli ormoni in subuglio fanno battutacce su Lara, <ride> così vabbè e ci sono anche rimasta male perché Lara non parla in italiano cioè parla 80.000 lingue parla in giapponese va in Cambogia e parla nella lingua lì dei cambogiani però non spiccica una parola in italiano e nel libro viene proprio detto perché lei non capiva l'idioma vabbè <ride> e niente <ride> veniamo sempre a trattata. siamo qua nel Burkina Faso quindi <ride> Sì. Boh, viene sempre trattata male l'Italia ma pazienza ce, sì. la, ce la teniamo così allora vediamo se la becco allora eh, Dov'è tu, tu, tu buonanotte, ciao Ciaone, ah, eccolo qua. Era la pagina dopo. Non so perché ho messo il segnalino nella pagina prima. Vabbè. Allora eccolo qua. Lei ricordiamo che appunto è sul tetto che sta spiando. Sentì un rumore alle spalle e si girò due uomini in giacca e cravatta. Uno con il fisico all'Arnold all Schwarzenegger, l'altro un metro e mezzo o giù di lì. E le sembrava un volto molto familiare. Arnold aveva una pistola. Hai un bel fegato a mostrare il tuo muso qui, Croft, disse il piccoletto. Lara rimase a fissarlo ancora per qualche istante, poi si ricordò. Sei il fratello di Bartoli. Lo metto a lui, giusto, ma non sono qui per fare conversazione, sono qui per farti quello che hai fatto a mio fratello. «No, eh, grazie, ora sono occupata.» <ride> Lara indicò sopra la spalla l'edificio dall'altra parte della strada, vedete? Entrambi guardarono, idioti. <ride> lei estrasse la .45 e sparò un colpo all'uomo grosso mirando a un braccio. Il gigante fece cadere la pistola. «Andatemene!» ordinò immediatamente. Arnold ringhiò e lei si fece addosso. E lei si fece addosso. «Come vuoi!» Lara si esibì in un calcio volante e il tipo cade dal tetto con un urlo che venne interrotto quando sprofondò nel canale. Il fratello di Bartoli la stava fissando. Lei gli allungò un diretto al mento. «Non voglio rivederti mai più», sibilò Lara all'uomo che da terra lo fissava instupidito. «Oppure dovrò compiere un'operazione drastica». E, e basta. <ride> Una pagina liquidata, finita la parentesi fratelli Bartoli. <ride> Mo mi ricordi qua? Sì, troppo scemi assolutamente, così guarda là, <ride> stupidi. <ride> e niente, quindi in effetti forse nel film era eccessivo mettere sta parte, non, non aggiungeva nulla in effetti al, al film. Allora, successivamente Ria, Lara, riuscì a intrufolarsi nell'appartamento dove alloggiava Alex West, scena che possiamo trovare nella versione finale del film. Quello che in pochi sanno è che Lara nasconderà la prima metà del triangolo sotto il letto di West, ma tranquilli, Alex non lo scoprirà. No, perché anche Alex non è che sia sveglissimo, eh, in effetti. <ride> Poi lì si ritrova nudo con lei lì, quindi non capisce più niente. Quindi, secondo me, se anche gliel'avesse detto, guarda che ho messo un triangolo sotto il tuo letto. Secondo me, lui non capiva, in quel momento non, non era molto presente. <ride> Poi, dopo lo sconvolgente. Ah, tra l'altro, nel libro viene specificato che l'appartamento glielo dà Powell ad Alex, cioè proprio per far capire quanti soldi praticamente Powell dà ad Alex e quanto Alex rimanga fedele a Powell per amore dei soldi, cioè gli mette a disposizione anche un bell'appartamento a Venezia. Scusate, mi si sta smontando il libro. Okay. Eh, allora, dopo lo sconvolgente colloquio con il signor Powell dove le venne detto che suo padre era membro dell'Ordine degli Illuminati, Lara si prese un paio di orette per sé, girovagando per Piazza San Marco e facendo uno spuntino da un da accompagnato da un bicchiere di vino. Parte che ci ricorda la natura, pur sempre umana, di Lara. Sì, infatti è carina quella parte. Ed è lì che dice che ci che sono i veneziani... Bene. Sì, 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 esatto, è molto carina quella parte. Ed è lì che ci sono i veneziani che la infastidiscono, ma vabbè, che le fanno il catcalling. Esatto. <ride> Poi, dopo aver cenato, Lara si recherà nuovamente nell'appartamento di Alex, trovandolo seduto a un tavolo con un gruppo di brutti ceffi italiani nel bel mezzo di una partita poker. Dopo una vivace conversazione in cui Lara cerca di aprire gli occhi a West, eh, riguardo la natura estremamente malvagia di Powell, se ne va tirando fuori la metà del triangolo che aveva nascosto sotto il suo letto, tavolo nella versione finale. Tale scena è stata girata, anche se tagliata. Quindi c'era la parte con Alex che non che si, si ne... sì, che Alex non si era manco accorto di avere il triangolo a casa, scemo. Sì, sì c'è lei che papà gli ha buttato sotto al tavolo <ride> e gli, gli punta una pistola alla ventina. Perfetto, così guarda un po' cosa ti aveva nascosto in casa. Ciao. <ride> Ciaone. Scemo. E qua, tra l'altro, quando lei li trova, lo trova che sta giocando a. A poker con gli italiani c'è un italiano che le si rivolge in italiano, cosa che le dice scusa bella o qualcosa del genere. Ma non lo trovo più, forse non avevo messo il segnalino. Comunque c'è un tizio che le, le parla in italiano proprio. <ride> ah, forse era qua. No, qua parla con Bryce. Boh, vabbè, non è importante, comunque c'è uno che le si rivolge in italiano. Poi facciamo una pausa foto. Che non è questa, ma è questo. Ecco. Qua il buon Marco Bartoli, Lara, che fa venire i, i calori ad Alex West. Infatti, nel, nel film poi dice: Devo farmi una doccia fredda. Cosa che nel libro non c'è no, infatti, eh, <ride> che però ci stava <ride> perché poi nel libro, in realtà, quella scena è molto simile. A me ha ricordato molto quella la, la perquisizione di Curtis in Angel of Darkness. Perché, comunque, lei si fa, si fa perquisire da Alex. Alex è nudo come un verme e la perquisisce. Quindi c'è proprio contatto fisico tra i due. E invece nel film è più uno scambio di sguardi. Lei, proprio, lei lo guarda proprio in mezzo alle gambe e lui, così, ah! Aiuto! Devo farmi una doccia fredda! Nel libro l'hanno tirata un po' più alle lunghe e loro, e loro si toccano proprio comunque detta così suona più erotica e si di quella. maledizione che... eh, esatto però... <ride> però vabbè avete capito no, Alex, Alex la, la perquisisce anche, in sostanza anche se ho sempre pensato che Alex nel film sembra molto al di sotto delle possibilità di Lara degli standard di Lara ma sì anche secondo me sì perché poi no, sia nel film che nel libro non si capisce se tra loro c'è stato effettivamente qualcosa di più di un'amicizia barra eh no no c'è stato c'è stato. Eh, eh, sì, sì, però in realtà non viene detto proprio sì ok hanno avuto una storia viene lasciato intuire perché poi Alex nel libro fa proprio una battutaccia dice proprio ma voi avete quando sono sull'elicottero nel libro chiedono ad Alex ma non ha mai collaborato con Lara Croft eh, così a stretto contatto e lui risponde no perlomeno non, non sul lavoro una cosa del genere cioè fa, fa la battutaccia eh. da marpione eh infatti che infatti loro ah, bravo Alex bravo. Sto scemo. Che se l'avevo segnato. In, in Culla della vita è esplicito sì. che Terry è un Sì, Alex. sì, lì sì assolutamente. Che lo tratta malissimo, tra l'altro, poverino. Beh, se lo merita. Sì, un po'. Allora, allora andiamo avanti. Che poi a un certo punto ho letto senza più mettere segnalini, quindi eh, niente, ci arrangeremo. Nel romanzo non c'è nessuna campana. Aspetta, sono andata troppo oltre. È qua. Sì, la, la campana. Ah, è vero, è vero, è vero che nel libro non c'è la campana. I tunnel per recarsi all'interno della tomba risultano assai rocciosi e irregolari nella versione finale. Inizialmente erano stati immaginati lisciissimi e palesemente artificiali, come se fossero stati predisposti dagli, dagli illuminati precedentemente. Nel romanzo non c'è nessuna campana. Al contrario, la grande caverna nel quale si trova il planetario nel film è di matrice assai artificiale e rifinita, con pavimentazione, geometrie e simbolismo, ma nel romanzo è descritto come una, un ambiente assai cupo e roccioso, irregolare e ghiacciato. Tra l'altro molte rocce hanno sembianze umane in sofferenza e agonia, forse erano i nemici che assalirono il popolo della luce. Vediamo se lo trovo perché qua non ho più messo segnalini. Ti aiuto, vediamo. Allora mm -mm. Qui siamo già oltre. Ah, eccolo qua, scusi Bella in italiano, le dice il tizio. L'ho ritrovato adesso, è l'ultimo segnalino che ho messo. <ride> scusi Bella. Allora, qua siamo oltre. Mm. Ah, parentesi, mm -hmm. eh, che nel film non si capisce benissimo. Quando prendono gli aerei per andare in Siberia, io pensavo che nel film fossero a Londra, mm -hmm. invece sono a Venezia. Sono, ah, partono, partono da, da Venezia. Venezia, è vero, sì, sì. sì. Allora, zitto, cane fuori. Bau, bau. Allora. Qua ci siamo, forse quasi. Partirono. La slitta. Uh, deve essere qua. I tunnel si inclinavano, scendendo a spirale verso il basso, sempre più ripidi. Deve essere qua. Sì, sì, sì. Secondo gli antichi testi, il Sommo sacerdote aveva ordinato che i resti della grande città di un tempo fossero sepolti, dopo aver visto la devastazione e la morte che il triangolo aveva causato. E così la città sparì sottoterra, si pensava persa per sempre. Ma non si può perdere qualcosa per sempre, perlomeno non una rovina di grande importanza come quella. Basti pensare alla Valle del Re o a Cichenizza o anche ad Ankorvat. Powell si chiese se sottoterra parte della città fosse rimasta intatta, c'era già un'ampia rete di gallerie. L'ordine le aveva scavate nei secoli cercando la tomba. Alcuni tunnel non conducevano da nessuna parte, vicoli ciechi abbandonati non appena le rovine del tempio erano state ritrovate. In seguito sarebbe valsa la pena di riaprirli. La leggenda del triangolo accennava ad altri potenti manufatti di cui il popolo della luce si era avvalso, avrebbe fatto organizzare delle ricerche anche su quelli. Eh, andiamo avanti. Tra l'altro apro anche una piccola parentesi. Ehm, il, il sacerdote. Quando si rende conto che il triangolo ha troppo potere e non è giusto che rimanga nelle mani di un essere umano e lo fa spezzare in due, lui avrebbe voluto, appunto, spezziamolo in due, mettiamo eh, i due pezzi più distanti possibili e stop. E invece sono i suoi discepoli praticamente che decidono di creare la chiave per fare in modo poi che in futuro qualcuno nel caso avrebbe potuto ritrovare i due pezzi. E questo nel libro, nel film in realtà, non c'è questa parte qua. E in realtà il sacerdote non voleva, non ci aveva neanche pensato minimamente a farli ritrovare. E tra l'altro c'è anche qua, perché nel, secondo me nel film non si capisce bene perché Lara alla fine decide di aiutare Powell, perché lui dice sì, eh, possiamo riportare in, in vita tua, tuo padre. Però secondo me nel film la, la liquidano troppo in fretta, cioè è possibile che convince Lara così in fretta a diventare sua socia praticamente, a collaborare? e qui invece in realtà lo spiega un po' meglio perché comunque gli, le descrive proprio tutto quello che lei avrebbe potuto ottenere con il triangolo cioè utilizzando il triangolo eccolo qua, tornando un attimo indietro non scherzi Lara ci pensi seriamente, pensi a cosa potrebbe fare Powell abbassò la voce rendendola ancora più insistente e incalzante con il triangolo si può cambiare il mondo, si può ricostruire si può costruire, si può distruggere si può andare avanti e indietro nel tempo vedere quelle civiltà fra i resti delle quali lei passa tanto del suo tempo a scavare, al culmine del loro splendore. L'Egitto, Roma, Atene. Le parlava da così vicino che ormai erano praticamente naso a naso. Non solo avrà il potere di correggere i torti del presente, ma anche del passato. Se lo immagini, potrà cambiare gli eventi, salvare il Partenone dai turchi, il Tempio di Gerusalemme dai babilonesi, la Biblioteca di Alessandria dai romani. Sorrise. Potrebbe perfino avere un'altra vita con suo padre, Lara. Una seconda possibilità. Provi a immaginarlo. I due Croft riuniti a esplorare tutte le epoche della Terra. Quale sogno potrebbe essere più grandioso? Che in effetti, messa così, è un po' più allettante di come l'ha messa nel film, secondo me. Perché nel film, se non ricordo male, le dice semplicemente... a padre. Ah, vero, infatti, non, non le dice niente... Cioè, eh sì, puoi rivedere tuo padre, boh. E, e forse... È... E con uh, disfare il passato. Mm. Ups, riesco sì, tutto. sì, Dispar esatto. cioè è bella questa cosa che... Cioè, lui è una carogna, però gliela descrive bene comunque la cosa. Allora, torniamo un attimo lì. Torniamo nella grotta. Allora... Eh, Dove ero finita? Ah, qui è quello che dicevi delle pareti. I tunnel erano stati scavati nella roccia viva. Come? Lei non ne aveva idea. Le pareti erano più lisce di qualunque superficie prodotta con gli strumenti più moderni e l'inclinazione era più accentuata di quanto si fosse aspettata. Dai documenti che Powell le aveva mostrato, i tunnel esistevano da centinaia, se non migliaia di anni. Era quasi sufficiente a dare credibilità ad alcune delle storie sugli illuminati e sulle azioni di cui erano responsabili. Quasi. Semplicemente se l'ordine era composto da uomini come suo padre. Eh... T, 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 t. E nel film è il contrario, sono pianeggianti e rocciosi Esatto, non è... Sì, sì, è proprio una grotta. Praticamente. Nel... Sì. Ok. Allora ah no. Però aspetta. Quando siamo proprio nel planetario? Che si chiama la tomba delle 10.000 ombre. Che non mi pare che nel, libro, nel film venga detto. Che si, Tom, che si chiama tomba delle 10.000 ombre no, Allora Eccolo qua, qua sono entrati mm. Ti 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 Ci sto arrivando Sì, lì sì, sì non so cosa stanno rispondendo in chat che cosa ho detto che mi rispondono sì lì sì sì <ride> non lo so <ride> vabbè allora ah, eccolo qua qua siamo al planetario uh, no forse ma prima è la pagina 256 forse esatto infatti sono proprio lì <ride> Era la pagina 257 io Ah. No, ma prima non ricordo più dove. Niente, vabbè, niente, non riesco più a seguire la chat, non so di cosa stiano parlando, <ride> posso così. <ride> Vi voglio bene, della tomba. Ah. Vabbè, non importa. Quando... No, leggere la chat è magnifico, cioè, le letti di seguito poi... Allora, la letta di seguito è, sì, lì sì, sì, no, ma prima, non ricordo più dove, della tomba, quando, quando ho detto il sì. Cosa? Oh, Niente, non ti preoccupare, è tutto bellissimo. Poi vi voglio bene, però. Sì, sì, sì. Allora, eccolo qua. Era immenso, 50 volte più grande di quello di suo padre. No, sì, è questo. <ride> che cosa era grande più di quello di suo padre? Aspetta, mi sono perso. Planetario, ah, il planetario. Il planetario, sì, sì, allora giusto, giusto, è qua. <ride> mm. Allora... E eh, lo dicono, meraviglioso, tu hai chiesto prima. <ride> Basta, io non leggo più la chat, ho deciso. <ride> Allora torniamo a noi al nostro planetario. Sì, era questo il pezzo. Era immenso, 50 volte più grande di quello di suo padre, forse 100. Si trovava al centro di un laghetto ghiacciato rialzato da terra di quasi 6 metri. Ogni pianeta appoggiava su un enorme braccio di metallo che scaturiva da un fulcro centrale. I pianeti, i pianeti erano enormi e il Sole era ancora più grande. Avrebbe potuto ospitare due dozzine di persone al suo interno. Uh, signor Powell, il distinto gentiluomo. Prese la la, sì, la persona prese la parola. Il planetario non dovrebbe essere al passo con l'allineamento celeste? Alara mar parve un modo arzigocolato per chiedere: non dovrebbe essere in funzione? Ci deve essere qualche intoppo. Powell si rivolse a Giulio. Trovalo per piacere. Vabbè, bla bla bla. Uh, qui parlano del. Non trovo più la parte, quella lì del. Dell'ambiente cupo, roccioso. Mi sa che era prima. Vabbè, non importa. No, te la ricordi va? Sì, non, mi, non lo trovo. E nemmeno io. Vabbè, sono scherzissimo a cercare le cose. Vabbè, ma non importa. Tanto se lo leggeranno poi. <ride> Adesso andranno a caccia tutti quanti di una copia del libro. Alle dispense, studiate. <ride> poi vi interrogo. Nella versione finale Lara e West iniziano ad arrampicarsi sul planetario dopo che quest'ultimo ha iniziato a girare, in realtà sarebbero dovuti salire prima che si azionasse e per mezzo di corde, esatto era il pezzo che stavo dicendo che in realtà è fermo il planetario. Sul planetario nel momento più sbagliato anche a detta di Lara, West decide di essere serio per una volta nella sua vita e confessa a Lara di non voler più prendere le parti di Powell ma di volerla aiutare. Lara pensava che il secondo pezzo del triangolo fosse nel modello del pianeta Terra. In realtà aveva ragione Alex. Infatti, il secondo pezzo si trovava dentro il sole. L'unica differenza con la versione finale è che appunto Lara propone una soluzione sbagliata, sottolineando il proprio errore e chiedendo anche scusa ad Alex, gira aspetta, perché mi, mi hanno sparato un sound altissimo nell'orecchio, dicevi? No, dicevo scusa, tra virgolette, ci gira. Un po <ride> sì, esatto. <ride> allora, se vediamo se lo becco. Che tra l'altro nel film lui dice, secondo me, dentro il sole scommettiamo e parte. E anch'io nel film inizialmente... E sta la riga, il pezzo dentro il sole. Esatto, effettivamente lì sembra proprio che Lara debba dire qualcosa di diverso. Invece Lara sale, non dice nulla e, e anche lei, boh, inizia ad avviarsi verso il sole. Però effettivamente di seguito alla battuta di Alex ci stava che lei dicesse, ma invece secondo me è dentro la Terra. Per esempio. Perché lo guarda in modo un po' scettico. Così. Eh, eh, sì. Eccolo qua. Eh, sarà dentro il sole, te lo dico io, il secondo pezzo. Vedremo. Sì, tra poco. Guardo a lungo il planetario. Lara, da qui è un gioco da ragazzi. Un gigantesco quadrato svedese per bambini. Dov'è la sfida? Eh? Dopo 5.000 anni il planetario aveva iniziato a muoversi. Il movimento improvviso la colse di sorpresa, Lara perse l'equilibrio, ma riuscì a balzare dagli anelli verso Marte, che era abbastanza piccolo da permetterle di cingerla con le braccia. Me la vedo, Lara abbracciata a Marte, così. <ride> Bello, Marte. Uh, vabbè, gli uomini di Paola intanto vengono schiacciati, caduti, posto così. Scemi come pochi. Granati. Anche... No, veramente, dei cretini, ma vabbè. Uh, poi... Lara spicca un salto e finisce su Mercurio mm. Eccolo qua Ehi, gridò Lara, cosa stai facendo? Alex tamburellò sulla sfera sotto di lui e scosse il capo Hai detto che era nella terra, ho vinto io O oh, per... Per Giove <ride> Lei alzò gli occhi al cielo, non abbiamo tempo per questo Anzi, non restava a loro tempo per molto altro e Lara aveva deciso che Alex aveva ragione. Il pezzo doveva essere dentro il sole, nascosto nello spazio e nel tempo. Ma il problema era come raggiungerlo. Uh, bla bla bla. Alex gli gridò: Mi serve l'orologio per trovare il secondo pezzo. Dammi l'orologio. Avevi ragione. Alex sembrava confuso. Ma hai appena detto di esserti sbagliata? Ho detto che avevi ragione. <ride> non è che dice proprio sì, mi sono sbagliata scusa. <ride> West scomparve dall'altra parte del sole. Quando ricomparve, sul suo volto era dipinta l'espressione più seria che lei avesse mai visto in tutta la sua vita. Sulla faccia di Alex West. Sai una cosa, Lara? Dimentica di loro... dell'orologio. Volevo soltanto vincere e ci sono riuscito. Ma ora sono con te. Ora salviamo il mondo, giusto? Alex. La voce di Lara tremava per la frustrazione. Tra tutti i maledetti momenti per un risveglio spirituale aveva scelto proprio quello. Non ora. Lui si girò per mantenere il contatto visivo tra loro. Ma non possiamo permettere che Powell prenda il secondo pezzo. L'eclissi finirà tra qualche minuto e saremo salvi per altri 5.000 anni. Sì o no? Lara. Alex, fidati di me, lanciami l'orologio. Non capisco, sto facendo il buono, no? <ride> Alex, dammi quel male maledetto orologio. Quindi in realtà lui decide di aiutare Lara, però la faccia di Lara gli fa quasi pensare che forse sta facendo una cavolata in realtà a darlo a Lara quindi dice ma mh, sei tu la buona o no? <ride> quindi era secondo me era carina sta parte, potevano lasciarla nel film perché fa, fa un po' come quando, quando giochi ad Assassin's Creed e gli assassini ammazzano quelli che dovrebbero essere i cattivi e tutte le volte il cattivo dice una cosa che ti fa venire in mente ma gli assassini sono veramente dalla parte dei buoni o forse sono i templari buoni e qui era una cosa simile secondo me volevano, cioè ci stava secondo me ti viene il dubbio, ma non è che Lara in realtà sta facendo una cavolata. E eh, vabbè, allora andiamo avanti. Quando era piccola, Lara rischiò di incendiare la biblioteca di casa sua, ma si risolse tutto senza che vi furono danni. Ma essendo ormai in grado di modellare il tempo a loro piacimento, Powell, una, una volta unite le due metà del triangolo insieme a Lara, tentò di cambiare il passato e fare in modo che la piccola Lara muoia nell'incendio che rischiò di generare. Lara si dovette concentrare di più per impedire che ciò avvenisse, praticamente avendo entrambi acquisito i poteri del Triangolo, si ritrovano in una lotta mentale per il controllo di quel potere. Con tali poteri Lara riuscì a balzare da un'epoca all'altra, dall'antico Egitto alla sala del Consiglio dell'ordine, con un Croft seduto alla destra del Signore e un Powell più giovane divorato dalla gelosia. Infine, il giorno dopo che Richard Croft aveva spedito l'orologio con precise istruzioni, si vide all'ingresso della tenda sua figlia, ma era bella e grande, una donna con la quale ebbe la, la famosa conversazione che tutti noi conosciamo. Quindi in pratica hanno tagliato un gran pezzo di quello che lei. del viaggio mentale che si fa. In realtà, nel trailer ho mm. visto che c'è una scena dove c'è lei col vestito grigio e eh, palesemente a casa sua c'è del fumo che ah. una luce rotta, quindi forse è stata girata la scena dell'incendio. Ah. Beh, forse. È uno dei trailer quelli che mi hai mandato, sì. allora magari dopo lo guardiamo. Sì, sì. Che nel trailer secondo me ci sono forse anche altre cose. Ma tipo la maglietta quella con la croce rossa, ma ce l'ha nel film? Cioè, ieri sì, mi sono... Quando è alla scrivania... Ah ok. Sì. Eh, non c'è la scena della scrivania nel film poi definitivo, però ah, okay. prima di andare in Cambogia c'è la maglietta con la croce. No, perché ieri devo essermi distratta cioè, ma io sta maglietta con la croce e non l'ho vista. L'ho guardato mangiando ieri il film, e quindi qualche pezzo... 50 secondi. <ride> ah, ecco. Allora, vediamo un po'. Se lo ritrovo. Eccolo qua, il tempo si era spezzato. è okay, quella parte lì del viaggio mentale. E questo dovrebbe essere. Sì, il tempo si era spezzato. Venezia, la sala dell'Alto Consiglio degli Illuminati. Sulla pedana c'erano sette sedile, sedili. Suo padre ne occupava uno, alla destra del distinto gentiluomo. I due avevano accostato le teste e parlavano a bassa voce. Lei si trovava accanto a Powell, un Powell molto più giovane, i cui occhi bruciavano di gelosia. Quel posto, sibilò lui, si lui a denti stretti, è mio. <ride> La biblioteca a Croft Manor. Il sole splendeva luminoso, una figura si stagliava davanti alla finestra, i lineamenti sfumati dalla luce. La porta si aprì e una bambina entrò, correndo verso l'uomo, che si chinò, ridendo, e la sollevò, sollevò, sollevò fra le braccia. Quell'uomo era suo padre. La tomba delle 10.000 ombre. Suo padre, che avanzava cautamente sotto il gigantesco planetario, fermandosi ogni pochi secondi per controllare un figlio, un figlio, sì, un foglio che, che teneva in mano fece un passo in avanti poi un altro e si fermò lanciò un'occhiata al, al suo orologio 3, 2, 1, ora sollevò la mano nell'aria come se stesse, sfrugando, sì, stesse frugando nel vuoto per un attimo la mano diventò trasparente lui sorrise e ritirò la mano che ora stringeva l'orologio lo, di millenni boh, non riesco più a leggere di nuovo, la biblioteca Croft Manor e adesso era lei una Lara adulta che abbracciava il padre Lara, mia piccola Lara il sole splendeva dietro di lui e lei gli appoggiò la testa sulla spalla. Oh Dio, papà, che sta succedendo? Eh, vabbè, bla bla bla, la biblioteca Croft Manor. Lei e Powell faccia a faccia. La biblioteca era in fiamme. Una bambina stava urlando. Lara si girò e vide se stessa piccola, bloccata sull'altro lato della biblioteca dietro un muro di fuoco, le lacrime che le scorrevano sulle guance. Non avere paura, le gridò la Lara adulta. E allora è. Non avere paura! <ride> le gridò la Lara adulta. Ora. Oh, io invece credo che dovresti avere paura. Powell si fece avanti da dietro alle sue spalle, rivolgendosi a lei e al suo alter ego più giovane. State per morire entrambe. Lara si girò a fronteggiarlo. Tu sei morta in un incendio come questo quando avevi sette anni, disse Powell scuotendo il capo. Non hai mai vissuto oltre. Niente tombe da depredare, niente premi Pulitzer, niente auto sportive solo la terra fredda, gelida, sotto la quale sei stata sepolta. La Lara più giovane urlò di nuovo e Lara ricordò un incidente quando aveva proprio sette anni, un piccolo incendio che lei stessa aveva provocato con il cestino della carta straccia della biblioteca. Ma suo padre non è mai arrivato, Lara, e tu sei bruciata viva. Lo sguardo di Powell la penetrò. Questo è il potere del triangolo, Lara, il potere di Dio. E improvvisamente Lara capì cosa... Che, uh, e improvvisamente Lara capì che cosa c'era dietro... Aspetta eh? <ride> e improvvisamente Lara capì cosa c'era dietro ciò che lei viveva in quegli istanti. Oh. Lei e Powell stavano lottando per il controllo di quel potere. Tu sei morta Lara, non hai mai vissuto. Mai! Lei sorrise e scosse la testa, solo nei tuoi sogni. Si concentrò. Allora la figura di Powell fu avvolta da un'esplosione di fiamme e scomparve. Lo stesso accadde all'incendio. La biblioteca rimase silenziosa e intatta. Lara si guardò intorno, fissò negli occhi la propria immagine più giovane e sorrise. Poi chiuse gli occhi e si concentrò. Le scene mi sanno tanto di Harry Potter. <ride> Harry Potter. Poi, poi, poi. Tra un balzo temporale e l'altro, Lara vide con chiarezza suo padre mentre veniva ucciso da Powell, proprio nel planetario dove si trovavano. Nel film e Powell a raccontarle ciò. Dopo molta concentrazione, Lara riuscì a beccare l'istante mm. prima in cui Powell colpì a morte Alex. Nella versione finale, la nostra eroina inverte immediatamente la traiettoria del pugnale, ma in realtà prima avrebbe dovuto fare un tentativo sparando con le due pistole a Powell. Nel romanzo, dopo che Powell provocò Lara mostrando l'orologio di, mm. di sua madre, una volta che Lara si mise sopra di lui per sfilarglielo, Powell sferrò un colpo di coltello nel corpo di Lara, ferendola grave gravemente. Ma essendo Lara Croft, dopo un minuto già si era scordata di essere ferita e ritornò alla carica. E via. Scusa, ma hai tolto la battuta su Don Bosco o sbaglio? Adesso che ci... No, quella è, ah, è dopo. Ah, era dopo. Ah, ok. Ma nel making of. Mannaggia, ho fatto uno spoiler. Dico, dicono in chat, sì, è vero, Alessandro ricorda un po' Harry Potter. Ah sì, tipo la scena nel pensatore, che ne so. A fine film Lara indossa un vestitino da lady inglese con l'intento di compiacere almeno per una volta Hillary e Bryce. Nel romanzo in realtà lo fa semplicemente perché non aveva t-shirt e short puliti, eh, che cavolo. Anche perché lo dice anche prima, praticamente dice quando parte per eh, la Cambogia, eh, che dice devo preparare le valigie e... Mh, Hillary le dice guarda non hai più vestiti puliti perché ci hanno distrutto tutto quindi la lavanderia è stata distrutta quando ci sono stati ci sono stati i nemici nella Croft Manor e lei lì, già lì dice che lei è, tanto ha pochi vestiti già di suo e quindi ci sta che alla fine <ride> gli ultimi che aveva li ha esauriti praticamente tra la Cambogia e la Russia dove caspita erano e quindi vestitino e via di vestitino bianco allora abbiamo finito Aha. Aha. Allora guardiamo le ultime foto. Allora eravamo perché io in, in modo molto intelligente le ho appena chiuse le foto, allora qua c'è Marco Bartoli, Bene. Marco Bartoli, <ride> Marco Bartoli. Allora, ecco qua il planetario, Lara che si arrampica. l'incontro con il papi la scena in cui gira il pugnale verso Powell, quando Powell la provoca, sto scemo, odioso, l'orologio, eccola qua, vestita da Lady, eh non avevo più vestiti, ciao Crazy, ben arrivato, e qua direi che abbiamo finito con la parte di foto dedicate a questo PDF. Allora, gli altri sono più veloci. Mm -hmm. Making off. No, aspettate che devo tornare io però. tac. Allora, making off. Qua ci sono delle cose molto, molto interessanti. Allora, training Lara. Simon West, il regista del film, disse ad Angelina, tu non devi interpretare Lara, tu devi diventare Lara. <ride> Angelina, dopo tre mesi avevo perso il contatto con la vera me stessa. Il lavoro iniziò con una dura sessione di allenamento per avere massima prestazione fisica e mentale. Angelina si alzava alle 6 ogni mattina per allenarsi 5 giorni a settimana. Comunque, per fortuna, Angelina sembrò naturalmente predisposta per le arti marziali. Nel primo film, a differenza del secondo, Angelina ha stupito tutti per la quasi totale assenza di controfigure. Siamo quasi al paradosso: le controfigure non riuscivano a stare in piedi sul tronco sospeso del set, set cambogiano, Angelina invece sì. Perché Angelina è una figona. I segreti di Lara. Anche, se, anche secondo Angelina ci sono molte similitudini tra Lara e Indiana Jones. E vabbè, questo nessuno l'ha mai nascosto. Il regista dichiara: Ho inventato i personaggi che girano intorno a Lara, per esempio Hillary e il maggiordomo, o il suo assistente tecnico Bryce. Non esistevano questi, questi personaggi nel videogioco. E noi così, ma che stai a dire? <ride> ma cosa dici? Ecco qua. Ma noi sappiamo bene che non è affatto così. Il maggiordomo Winston c'era e come? Soprattutto nel frigorifero. <ride> e anche l'assistente tecnico Zip. Quindi lui è convinto di aver inventato sta cosa e invece non ha inventato niente. Il reale motivo dietro questa scelta del regista rimarrà un mistero: forse non si è mai realmente addentrato nel videogioco. Ne può darsi. Simon West decise di attribuire per la prima volta in tutta la storia, storia della saga di Tomb Raider un ruolo attivo al padre di Lara. Infatti, nella successiva trilogia Lau, si parlerà abbondantemente di Richard Croft. Sì, fino alla nausea, aggiungerei. <ride> L'unica incongruenza è che nel film Richard viene ucciso da Powell, mentre nella trilogia Lau, a quanto pare, da Jacqueline Natla. Inoltre, nei capitoli classici Tomb Raider 1, 2, 4, 1, 2 3, 4 e 5, si fa solo cenno ai genitori di Lara, i quali risulterebbero addirittura vivi. Sem sarebbero i due tizi piangenti ai piedi della statua in Tomb Raider Chronicles. Ma rimanendo una cosa pur sempre accennata, il filone del regista Simon West diviene il principale per quanto concerne i genitori della nostra eroina. Allora, faccio vedere un po' di foto. Non erro poi il rapporto. Appena accennato con i genitori è scritto nel libretto di Tomb Raider 1 in inglese, se non sto dicendo... Non ah, Io ce l'ho, adesso vado a prenderlo, vediamo. Ok, allora questo è Simon West, presumo. La facciona quadrata con gli occhiali. <ride> presumo di sì. Allora sì, qua c'è lo staff. Poi... Qua foto dal set. Altre foto dal set, foto dell'allenamento di Lara, Lara sul tronco, cioè Lara, Angelina, <ride> Però ormai si sono fuse, quindi di, ripeto foto dell'allenamento di Angelina, non di Lara, Angelina sul tronco, il buon Indy, la nostra Angie, Bryce e Hilary. Winston. E Zip. Prima versione di Zip. Papi. Si è fatto crescere i capelli. Esatto. <ride> Papi di Lara. Lo scemo di Powell. La nostra amica Natla. Eccoli qua. Questa è la statua di Lara in Chronicles. In teoria quei due lì dovrebbero essere i genitori. Quei due che piangono. Ma sì, penso che cioè, è stata talmente poi aperta la questione dei genitori dal film in poi mm -mm. che questo piccolo dettaglio dei classici è stato completamente messo da parte. Sì, sì è vero. Sì, ma in effetti nei classici proprio non, non, non si parla dei genitori, anche perché i classici non avevano tutta sta, sta loro dietro, cioè negli anni 90 si facevano i videogiochi, sì c'era un po' di trama, ma non è che facevano le mega saghe familiari. Boh ci andavano più leggeri su queste cose qua foto invece dalla trilogia Lau e qua andiamo già oltre invece quindi torniamo noi, ho fatto comparire per un attimo il tuo faccione in diretta <ride> allora allora West scelse John Voight, il vero padre di Angelina Jolie per interpretare Richard Croft ecco <ride> Nella trilogia Lau le sembianze di Richard Croft sono più coincidenti con quelle di Don Bosco. Non ho mai capito il motivo e adesso chiediamo ad Alessandro: ma perché Don Bosco? Guardalo, ma anche ma... nel dipinto dietro di te. Nell'atrio, nel è, è lui ma dove qui, Don Bosco. Adesso andiamo a cercare dalla regia, andiamo a cercare una foto di Don Bosco. Che poi qua a Torino, tra l'altro, Don Bosco è molto amato, molto famoso. Senti, sono meglio gli somiglia. Mi ha sempre ricordato Don Bosco, da bambino. In chat si chiedono: ma perché? Ma come, perché ragazzi è uguale. Ha una foto un po' più grossa del povero Don Bosco. Forse perché quel periodo andavo ai crest dei salesiani, c'era cioè la foto di Don Bosco, non, non lo so, mi ricorda troppo Don Bosco. Aspetta che ve lo faccio vedere, eccolo qua. Ecco voi Don Bosco. <ride> <ride> Purtroppo abbiamo foto piccole di Don Bosco solo. D'altro perché tu ti sei piaciuto. Uguale. <ride> e lui. Aspetta che ho visto che ti sei bloccato. Ecco. Ah, cioè, se ti, ti tengo a schermo intero, se sì, ti muovi, altrimenti ti. Ah, ok, adesso ti muovi di nuovo. Si era bloccata la tua la tua webcam. Ok. E niente, Don Bosco. <ride> allora, allora, allora. Angelina sostiene che ci siano molte similitudini tra il, tra, tra il rapporto di Richard con Lara e il rapporto tra lei e suo padre. Infatti, Richard tramandò il sapere archeologico a Lara, mentre John tramandò il sapere della recitazione ad Angelina. Nel film. Perché ritorno e vedo Don Bosco? <ride> Ciao Lupo, eh, like. niente, una piccola digressione. <ride> tu non ti preoccupare. No, perché secondo Alessandro, il padre di Lara della trilogia Lau, è, è, è assomiglia a Don Bosco. <ride> e è boh. E quindi? Allora, nel film, a primo acchito, si nota la fusione tra antichissimo e modernissimo. In effetti, l'intento era proprio questo: una Lara più tecnologica, che ritroveremo anche in Tomb Raider Lege Legend e Underworld. Diviene espediente per mettere in relazione due realtà completamente differenti ma squisitamente comunicanti tra loro. Assolutamente una peculiarità principe e super vincente di questa trasposizione cinematografica. Quanto l'hai scritto bene questo pezzo, voglio dire. Cioè. Un libro stampato. Forse all'università, <ride> poi si allena. <ride> no, veramente, se un libro stampato proprio. Nei primi anni 2000, fu una grande boccata d'aria fresca all'ormai un po' statico personaggio di Lara. Sì, decisamente. La costumista premio Oscar Lindy Hemming scelse per Lara uno stile più ergonomico e moderno. Dichiarò che per lei Lara dove, dovesse avere un look da rag ragazza motociclista e in effetti è riuscita abbastanza bene nell'intento. Invece, la scelta dei vestiti monocromatici fu di Angelina Jolie stessa, beffandosi dell'iconica bicromia dell'outfit del videogame. Angelina Jolie ha sempre dichiarato di non aver amato particolarmente i costumi di Lara, trovò le attrezzature molto scomode e poco pratiche e per questo non la, bias non la biasimiamo, no, decisamente no, soprattutto le cosplayer e i cosplayer <ride> capiranno cosa intendeva Angelina. <ride> Se si fa attenzione capita spesso che durante le scene d'azione le si spostano, smontano o addirittura rompono letteralmente le cose addosso. Adesso dalla regia vi faccio vedere una foto. Togliendo Don Bosco, possibilmente. Ecco. Allora. Cioè, sono tan tantissime scene in cui <ride> le si smontano le cose addosso, impressionanti. Poverina. Allora, qui la parte tecnologica. Questa è la possibilità? Sì. No, tra l'altro, per alleggerire il tutto, le pistole, quando le ha nelle fondine, sono di gomma, non sono quelle là reali. Nonostante ciò, si smonta tutto. Pensate... <ride> sì, quindi non è che dici, sono pesantissime, quindi spaccano tutto. E eh, vabbè. Allora. L'outfit nero, con i pantaloncini. L'outfit di Lara che è stato scartato da Angelina. Che figa. Eccolo qua. <ride> lo zaino spaccato. <ride> Ups. Praticamente Angelina è la capostipite di tutte le cosplayer e i cosplayer di Lara Croft. È stata lei la prima ad andare, ad andare in fiera con i pezzi rotti. <ride> Solo che invece di essere in fiera era in un film. Ops. Ok. Le pistole. Niente, qui sa che qua sto anticipando cose. Quindi togliamo. Torniamo noi. Allora, andiamo avanti. deck. Allora. Il papà di Angelina rimase molto colpito dalla figlia che con molta naturalezza fece mulinare le pistole durante le riprese, ma diciamo che non era proprio autentica bravura la sua. Guardate bene il grilletto. Ah no, vabbè. <ride> ecco perché c'era quella foto. Allora ve la faccio rivedere. Non l'avevo mica notato. Aspetta, che torno indietro. Qua si vede bene. Ecco. <ride> le pistole finte hanno palesemente un tondino per fare vrrrr. <ride> Quando ci vengono i complessi, che non riusciamo a mulinarle, ecco esatto, il motivo. Esatto. Quindi, <ride> cosplayer, consolatevi. C'era il trucco. Hai capito. Ok, poi, locations. Location 10. Allora, un problema riguardo alla scelta delle location era non optare per luoghi inflazionati. Froll, grazie per il follow. Benvenuto o benvenuta. Allora, dicevamo, locations. Un problema riguardo le la scelta delle locations era non optare per luoghi inflazionati e già abbondantemente visti in altri film. Si cercò inoltre di seguire il concetto di avventura globale, con location molto diverse e distanti tra loro, per introdurre una buona dose di eterogeneità alla storia. Cambogia, fulcro importante considerata, forse, la parte principale del film. Cons sì, considerata forse la parte principale del film, dove è sintetizzata al massimo l'essenza delle avventure di Lara: Tanta corsa, enigmi, puzzle, tombe, zaino in spalla, Jeep, Giungla, binocolo, spari, salti, tuffi in acqua, munizioni, artefatti, mostri, mercenari, nemici e boss. <ride> Praticamente, manca <ride> Praticamente mancano solo i medipack e l'iconico: ah. Le scene all'aperto vennero girate ad Ancor, stessa location che esplorò, esplorò Lara con Von Croy quando era giovane. Anche se in realtà ambientati in un luogo fittizio e non conosciuto. Vorrei dire lontano dalla civiltà, ma nel film lì vicino Lara trova palafitte, pescatori, templi e sacerdoti, quindi. Boh. <ride> e non si è capito bene. E bom, come dite in Piemonte: E bom. <ride> Le scene ambientate in Siberia furono girate in Islanda anche se inizialmente optarono per la Nuova Zelanda. Per la scena sono serviti 28 Siberian Husky, che tra l'altro aggiungerei uno più bello dell'altro. <ride> sono bellissimi quei cagnoloni. Per le scene ambientate nel Maniero Croft, oltre a Hetfield House, alcune delle scene che mostrano la base di Lara all'interno della Croft Manor sono state girate nel Museo di Storia Naturale di Londra, pensa te. Assurda sta cosa. Ah. Ma è vero, cioè, praticamente la balconata. No, vabbè, <ride> no, ve la devo no, no. no, vabbè, <ride> Cioè la balconata, la, la... cioè quella che abbiamo qui nel... come sfondo della chat, è praticamente la il museo di storia naturale di Londra. Ci sono rimasta male. <ride> Adesso ve lo faccio vedere. c'è anche le scene ambientate proprio nello studio, con i pannelli eh, in legno, sì. forse anche quella. Ma pensa a te. Cioè, questo sfondo qua che, abbiamo... che vedete qua in chat, che è la Croft Manor della trilogia Lau. In realtà è lo stu... il museo di storia naturale di Londra. Ok. <ride> allora aspettate che ve lo faccio vedere allora prima le foto delle location questa è la Cambogia gli aschi che tra l'altro sta scena in cui Angelina è lì che si accarezza l'aschi l'ho invidiata tantissimo il laschi il laschi esatto la piccola Croft Manor e questo è il museo? ma ci sono rimasta male cioè è la Croft Manor cioè, adesso vi rimetto lo sfondo della chat, così vedete che è uguale. Oh, E niente. Ci sono rimasti male anche loro? Cosa? Ebbene sì. Riciclo, sì. riciclo. Ci sono rimasti male? Eh sì. Ve la faccio rivedere, di nuovo. Tic! Guarda un po'. Ma pensa a te. Avete distrutto la mia vita. <ride> no, che sei uno dei miei follower più fedeli, non puoi morire così per così poco. <ride> ma hanno fatto tanti di questi ricicli. La scena dove tagliarlo dove Powell decapita, mm -hmm. il signor Wilson. È ambientato nei pressi, se non erro, nei pressi della Tate Modern. Ah, ma dai, pensate. Eh, sì. Eh, oh. Mi dispiace lasciarvi, ma vado a cenare. Che ne sono? Ah, sette e mezza, sono già due ore che blateriamo. Grazie mille per essere passato Luca, buona cena. E eh, poi al massimo finisci... Oh. Ti, vedi, ti vedi la replica per l'ultima parte. Non la sapevo sta cosa ma penso la sapesse solo Alessandro, tipo. Non la sapeva nessuno di oh, noi. No. La sapeva Wikipedia. La, sape... anche la sapeva proprio Alessandro. Vicky sa un sacco di cose. Oh. Brava Vicky. Cioè, ieri così... Ale, com'è che si chiama la doppiatrice di, di Angelina? e lui dieci minuti dopo mi dice il nome che ho già dimenticato così e me l'ha detto Biki. io sì grazie nel frattempo avevo chiesto anch'io la stessa fonte com'è che si chiama tra l'altro non me lo ricordo più Silvia Tognoloni o Tognolini Tognolon Tognoloni o Tognolini Tognoloni aspetta adesso ve lo dico no perché c'è sempre un po' la questione ma perché non è stata doppiata da Eda perché fondamentalmente quella è la doppiatrice di Angelina. Quindi hanno preferito mantenere la voce di Angelina rispetto alla voce di, di Lara Croft nei videogiochi. Anche chiama... se secondo me si assomigliano, sì, no, cioè, ci sta bene, no, infatti, eh. è una brava doppiatrice. Comunque ci sta, ci sta, ci sta è eh, brava, è stata sì, sì, assolutamente. Anche perché appunto è la voce Silvia Tognoloni, ok, <ride> Silvia Tognoloni. Ah, ecco vedi che anche Lupo l'ha scritto Silvia Tognoloni. E quindi sì, esatto, è praticamente la voce di Angelina ovunque e quindi hanno mantenuto lei, aveva senso. Ok, la parte quella del making Off, direi che abbiamo finito con questa perla della Croft Manor che in realtà è, è il museo. Eh ok. E niente, allora, poi parte 3. Questa è una parte molto 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 interessante influenze del film sul, su quello che è stato il videogioco dopo l'uscita del film allora analizzando i piccoli cambi di rotta della trasposizione cinematografica ed essendo a conoscenza del fatto che dopo di essa sono stati prodotti tanti altri videogiochi di Tomb Raider, Raider c'è da chiedersi in che modo ha inciso il film sul resto della saga scopriamolo insieme tantissimo <ride> perlomeno sulla trilogia Lau il maniero Possiamo notare con piacere che il maniero scelto esclusivamente per il film divenne il maniero effettivo della saga, mettendo da parte la versione scelta per i primi cinque capitoli classici. Adesso vi faccio vedere. Il maniero che hai in atto. Esatto. Che tra l'altro, qua si vede benissimo che è il museo che abbiamo visto prima, di questa foto qua. Ma che cavolo, ma guarda, dimmi te. Allora, io di nuovo chiuso le foto perché sono un po' rimba. Allora, torniamo alle foto. Tec, Tech, la nostra bella Angie. Questo è il maniero in versione classicissima, che non era neanche così eccessivo, cioè in fondo era una, una villona, una grossa, grossa villona. Ma questo è l'interno con la doppia scalinata. Questo è quello del film che poi è stato riutilizzato paro paro nella trilogia Lau e che poi arriva Doppi e niente ha fatto saltare in aria tutto e, e, e niente ecco qua si vede benissimo eh, la nostra cara Doppi ha distrutto tutto qua si vede benissimo che è l'interno del museo che stavamo guardando prima stessa inquadratura anche proprio si vede benissimo qua e la foto dopo mi sa che ah, ecco qua ecco qui che Doppi è appena passata e ha tirato giù tutto e ciao al Maniero questo è all'interno della trilogia Lau che è palesemente lo stesso del film. Cioè, è lei <ride> è assoluta, e poi BOM esatto, <ride> e poi BOM. Niente più maniero e boh, E qua torniamo di nuovo alla madre, ok. Dove cavolo? È finito il PDF, eccolo qua, andiamo avanti. Come si può vedere, le ultime due versioni sono praticamente identiche, cioè quindi film, trilogia, lau. Personalmente lo vedo come un grandioso e apprezzatissimo tentativo di unificare e omogenizzare la saga. Ma poi soprattutto è molto più bello il, um, il maniero della, del film e quindi poi della trilogia lau. Secondo me ci sta. Questo è stato, è stato un cambiamento bello. C'è un'influenza bella nel, in quello che è il videogioco. Poi, i genitori di Lara. Come già detto, nei capitoli classici i genitori di Lara non sono morti, ma semplicemente in freddo come la, no con la, sì, come la nostra eroina. Stavo leggendo, <ride> sono semplicemente in freddo con la nostra eroina. Mentre nel film sono entrambi deceduti quando Lara era bambina: prima la madre e poi il padre. In effetti, anche nella successiva, tri successiva trilogia Lau la storia è quasi questa. Tra l'altro, apro parentesi: né nel libro né nel film viene specificato come è morta la mamma di Lara, o sbaglio, o mi ricordo male io. Dice che è morta. Vabbè, anche nel film si vede che è morta quando l'ara era abbastanza piena, esatto. Invece Dop in legend, però, non dice, anni, però non dice come è morta, non dicono nulla: no, eh, No, è morta, no. basta morta. è morta, è ba nell'incidente aereo <ride> è morta. Allora, in effetti, anche nella successiva trilogia Lau, la storia è quasi questa. Se non fosse che l'assassino Richard Croft nel film di Richard Croft nel film è dichiaratamente Powell, mentre in Tomb Raider Underworld sembrerebbe Natla. La madre, che nel film si chiama Olivia, sembrerebbe morta quando Lara era molto piccola. Vorrei che te la potessi ricordare, ti voleva molto bene, dice Richard a una, gio a una giovane Lara di circa 9 anni, nel libro questo. Della trilogia Lau muore venendo trasportata ad Avalon per mezzo di Excalibur poco dopo l'incidente in aereo. Ma come sappiamo, durante questo incidente Lara aveva proprio 9 anni. Nonostante queste piccole e immotivate incongruenze, la decisione di includere nella trilogia Lau i genitori di Lara è una chiara ed esplicita conseguenza del film. Uh, vediamo tre fotine al volo di Lara con la sua mammetta, qua con uh, la chiave per di nel video si chiama Amelia Amelia, Amelia. esatto, esatto, Amelia. non Olivia qui la pettinatura ha anche. L'hanno quasi, quasi riprodotta uguale. Sì, esteticamente è quasi uguale. Sì, e qui è la scena del film in cui, appunto, fa vedere la foto nell'orologio. Cioè nel, nel libro dice proprio. Vorrei che te la potessi ricordare. Nel film, non mi ricordo, Se sì, sì, di... la dice proprio in ah, te. Okay. Glielo dice proprio sì, anche nel film. Okay. E dovrebbe essere l'ultima. ok Tic, ok. Allora. La tecnologia. Altra palese influenza del film è il ruolo fondamentale che assume la tecnologia con una, con una Lara Croft decisamente più accessoriata e smart, al contrario della Lara classica che trovo molto più artigianale, incosciente e sbarazzina. Per esempio, nella trilogia Lau, l'assistente tecnico Zip, che nel classico Tomb Raider Chronicles ha un ruolo molto marginale, diviene il braccio destro di Lara, come d'altronde lo è Bryce nel film. Peccato che siano comunque personaggi diversi. Sarebbe stato figo se nel film avessero introdotto direttamente zip. Possiamo citare la Tecnosala, che è praticamente la stessa, posizionata nello stesso punto del maniero, separata dal resto dell'ambiente per mezzo di una grande vetrata. Identica, aggiungo, cioè proprio uguale la vetrata del film e quella della trilogia Lau. Possiamo citare i vari marchi che fanno sbucare caricatori per la pistola da chissà dove. Personalmente, la Lara Classica me la immagino nascosta dietro qualche masso che, aprendo velocemente lo zaino, estrae, estrae manualmente i caricatori. Penso che un po' tutti ce la siamo immaginata. Solo che nel videogioco non si vedono le parti di. Vabbè, è un videogioco. Uno <ride> eh, poi immagina vabbè. la controparte reale. Esatto. No diciamo che negli anni 90 un po' tutti ci siamo chiesti uno che cosa ci face facessero medikit e munizioni in templi chiusi da centinaia d'anni e due da dove tirasse fuori Lara tutta sta roba al volo <ride> eh, ma anche in Tomb Raider Underworld che c'è sempre la minestrina rossa in Messico sparsa qui e là cioè <ride> non lo so e niente <ride> è, è, così. <ride> è così allora è così allora facciamo vedere un po' di tecnologia tech Lara con il suo bel binocolino che poi è stato ripreso in Legend. Il palmare. Il binocolo di Lorenza esatto, il binocolino di Lorenza qui la Tecnosala nella trilogia Lau e qua nel film cioè identiche, praticamente, praticamente uguali. Con la differenza che... sì, il, eh, sì, 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 palese proprio. Con la differenza che qua c'è Zippino con i suoi bei dread in testa. e Qua c'è Bryce: che tra l'altro, Bryce nel libro è descritto proprio come veramente come lurido che non si lava, non fa palestra. Non... <ride> è molto più lercio di come, <ride> di come viene poi... di come compare poi nel film. Cioè Si lava poco, non si cambia i vestiti praticamente per tutta la durata dell'avventura. La <ride> schifezza, caricatori. Lara che tenta di... cioè che in-game ricarica pistole. E qua siamo passati alla parte pistole, appunto. Allora. Le nostre uh -huh. care... Ah, le nostre care USP match. Pistole. Inutile, inutile dirlo, ma lo diciamo lo stesso. <ride> Nei videogiochi l'arsenale è palesemente cambiato dopo il film. Già da Tomb Raider Angel of Darkness le famose doppie pistole che si possono scaricare con la patch Troud Skoo Divengono una coppia di USP Match come nel film. Stessa cosa accadrà in Tomb Raider Legend e con un po' di fantasia in Tomb Raider Underworld. Purtroppo per varie problematiche di copyright, la produzione ha sempre dovuto cambiare nome, colore e dettagli, o dettagli vari, ma il riferimento al modello della HK è abbastanza chiaro, sì, cioè, sono le USP match, <ride> sono loro e basta. Poi Uh, vi faccio vedere un po' di foto delle pistole. Che poi, tra l'altro, anche i e le cosplayer, anche alla versione classica ormai mettono in mano le usb match. E pazienza, va bene così, <ride> sono belle, no, sono troppo iconiche, sono eh, belle. Esatto, iconiche. sono belle. Quindi, boh, anche nella versione classica: anche se in teoria non, è, non le aveva niente. Si va di USB Match. Sono belle, guarda qua. Ehi. Anche nei reboot. Ho visto che alcuni usano la, la USB Match. Ah, sì. Sì, sì, infatti. Che okay, in realtà lì è un po' più sbagliato. Forse. Qui, tra l'altro, in questa locandina a me non sembra neanche che le abbia uguali le pistole. Sembrano due pistole diverse. Ma sarà solo un gioco di luci Quale. E la, la locandina, quella di Quale. che c'è Angelina con le due pistole incrociate davanti, sembrano due pistole ah, diverse. Is, una dall'altra, mm, sembrano completamente diverse. <ride> e quella <ride> copertina di cioè il render di Angelo Darkness uguale con le due pistole ah che nel videogioco le hanno, hanno cambiato il colore nel videogioco mm. sono tutte silver ma è le Vector R35 sarebbero sempre loro Sì, sì, e Legend sempre con le USP ah, Underworld è sempre lei alla fine un po' cambiata ma è sempre lei dai e poi passiamo perché c'è questo dettaglio sulla <ride> sulla cintura vabbè ve lo leggo direttamente mentre avete la foto lì no non posso leggerlo perché altrimenti niente rifacciamo allora. Ah, ok sì. e <ride> il teschio. Penso che le immagini siano abbastanza esplicative anche da sole. Quindi Alessandro non ha voluto aggiungere altro, ci fa vedere direttamente la foto. fibbia di Angelina nel film, bagno, e qua <ride> Legend: questa è Larmadio la, di Lara, praticamente con lo stesso teschietto identico. Proprio uguale. Cioè, è lui. Sì, sì. È proprio lui. Ok, tech mi piacciono un sacco questi collegamenti. Sì, infatti. Concept preliminari. Anche in questo concept, concept estremamente preliminare per Tomb Raider 7, si nota una certa somiglianza con le attrezzature della versione Jolie. Aspetta, vado avanti. Okay. c'è solo una foto. Sì, che purtroppo qua si vede male perché mi mette lo sfondo nero, non so perché. Elisir Podcast, benvenuto o benvenuta, grazie per il follow. Questo è il, render il renderino. Sì, che purtroppo rende ah, male, sì. mi, ha aggiunto, mi ha aggiunto purtroppo uno, uno sfondo nero, si vede da schifo, eh, vabbè. Bah, sì. Purtroppo non l'ho trovato la foto con le texture, ma praticamente la stessa cintura del film. e eh, Le fondine sono pure le stesse del film. Okay. Sì, sì, vabbè, ma si vede, cioè, si vede subito che comunque il film ha, ha proprio influenzato tantissimo. Colori. colori? Ebbene sì, anche i colori divengono più seriosi e cupi dopo il primo film. è noto l'aspetto quasi dark del successivo Angel of Darkness. Per me non ci sono dubbi, i film, anche in questo caso, hanno disegnato un nuovo binario da seguire. I colori accesi dei capitoli classici sono praticamente quasi spariti. Per esempio, anche nei fumetti è evidente tale influenza cromatica. Vi faccio vedere sempre dalla regia un paio di foto dei fumetti. Anche Toc. noi due stasera. Cosa? Anche noi due stasera. Esatto, esatto, ci siamo messi in nero anche noi, infatti. Ecco qua, anche nei fumetti effettivamente Lara diventa vestita tutta in nero. Qua. <ride> praticamente uguale al film con i pantaloncini, con gli short corti neri ok tac sensibilità i polsini esatto anche il carattere di Lara cambia notevolmente nei capitoli classici è letteralmente una predatrice decisa, fredda e oserei dire anche un po' stronza ci sono i punti esclamativi ma diciamolo dai <ride> Dal primo film in poi Lara si mostra indubbiamente sicura, ma anche con dei talloni d'Achille, forte ma molto fragile e manipolabile all'occorrenza, un aspetto più umano che andrà via via aumentando fino ai capitoli del reboot dove Lara piange e soffre spesso, molto spesso. <ride> Troppo spesso, questo lo aggiungo io. Lui si è fermato allo spesso, molto spesso. Il Esageratamente spesso lo sto aggiungendo io. <ride> ok, quindi abbiamo finito questa parte qua. E vabbè, ma non c'è neanche da paragonare il reboot. Sono proprio due universi completamente separati, cioè, e basta. Non stiamo neanche a no. parlarne. L'evoluzione è stata proprio questa, una Lara sempre più umana, sempre più umana. Sì, esageratamente umana a un certo punto. <ride> Forse si sono lasciati prendere la mano. Via un Harry Potter Babano, La magia <ride> è realistica. Facciamo Harry Potter babbano, eh, eh, esatto. Eh, sì. Ci sta come similitudine sotto estasi, E vabbè, allora per il cosplayer. Allora, io qua vi farei vedere direttamente il PDF. Quasi quasi. qua oh, ci no. sono anche eh, il nostro Mattia, esatto. No, vabbè, leggo e vi faccio vedere le foto. Allora, per i cosplayer... anzi ah, no, niente. <ride> Fatti una domanda e datti una risposta, ho fatto tutto io. Allora, idea iniziale. Come ben sappiamo, il film fu realizzato nel periodo del videogioco Tomb Raider Chronicles. Non è mai stato difficile supporre che lo stile di Lara sarebbe dovuto essere più o meno questo. Questo. Questo? <ride> Ossia, la Lara la, 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 la classica. E eh sì, che dovevo fargli vedere la foto. Quello della retta classica. Eh. Ta ta ta. In effetti, alcuni schizzi e immagini preliminari della produzione cinematografica suggeriscono proprio questo. Adesso vi fa vedere. Torniamo alle foto. Eh, sì, i colori sembrano praticamente quelli Sì, mi spiace che questa si vede molto piccola vediamo se riesco a ingrandirla un po' eh. senza che perda risoluzione, no dai si vede abbastanza eccola qua, l'ara con cioè questo è palesemente del film perché c'è lo statuone e l'ara effettivamente è praticamente l'ara classica e anche qua si vede molto bene E <ride> già tanto che c'è questo materiale sparso in giro e anche 3 qua. pixel, un pixel è la statua un pixel è Lara, un pixel è la parete <ride> ok andiamo avanti questo mm. è l'allenamento con Simon esatto ma i capricci da diva da parte di Angelina non mancarono, la quale dettò regole riguardo l'outfit da indossare durante le riprese infatti fu proprio lei a decidere che Lara avrebbe dovuto indossare abiti monocromatici, nero, bianco e grigio decisione assai in contrasto con l'iconico body, body color sì, con l'iconico body color acqua verde acqua e gli iconici shorts color fango vi faccio vedere un'altra fotina tic appena alcune cose mi sono anche ripetuto però eh vabbè no ci sta ecco qua <ride> sarebbe stata carina la classica in nero però <ride> anche nel gioco va che carina Pixellosa tutta vestita di nero ci stava <ride> ok. Probabilmente la costumista Lindy Hemming ne approfittò per rinfrescare del tutto lo stile di Lara Croft attribuì una nota decisamente moderna e high tech al personaggio. Da notare che alla quasi fine si optò per doppie cinghie alle gambe, stile che esteticamente funzionava sui disegni, ma per nulla su Angelina. Infatti dopo poche ore di riprese decisero di, di utilizzare una cinghia per gamba, come nei videogiochi d'altronde. Direi che per un pelo ci siamo evitati una cacata pazzesca. Sono d'accordo, allora vi faccio vedere le foto prima del cambiamento di... dei bozzetti di Angelina con i nuovi costumi in nero. E vedete che anche qua nei bozzetti ha la doppia cinghia per ogni gamba. Però per fortuna si sono resi conto appunto nei disegni molto fighi, ma poi addosso fa schifo fondamentalmente <ride> fa abbastanza schifo e quindi niente singhia, eh sì, singola cinghia è... è meno male assolutamente sì. meno male sì perché no era, era eccessivo nei, nei disegni effettivamente sembrava molto carina la cosa però poi visto su angelina no no decisamente no 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 no, no. quindi singola cinghia tutta la vita ok andiamo avanti un mistero rimarranno i, gu... I guanti. è vero, <ride> è vero, un mistero rimarranno i guanti. Anche se nei disegni erano previsti, per le riprese non furono mai utilizzati. La cosa è alquanto irrealistica. E io è vero, cioè non, non ci avevo quasi fatto casa, casa. Caso, che effettivamente nel film. Perché Lara non ha i guanti? Colpa <ride> di Angelina, sicuro. Ma probabile, non li voleva lei. <ride> Che poi hanno una loro funzione, nel senso comunque che ti protegge comunque dalle mani. Cioè. Quei guanti lì non è che è una delle poche cose che forse hanno senso nell'attrezzatura di Lara. Perché comunque. Quando ti arrampichi a corde, qua, tutta questa parte qua rischi che della. Il, come si dice? Dove vengono i calli proprio? La, la parte del sì. palmo della mano. Senza un minimo di guanto, comunque, ti, ti si spaccano le mani. E, e ha anche senso che invece le dita siano libere per poter maneggiare pistole e quant'altro. Quindi, in realtà, i guanti di Lara hanno un senso. Sono una delle cose del sua, della sua attrezzatura che hanno un senso, secondo me. E niente, niente guanti e via. È bomba! È bomba! <ride> Per girare le scene in shorts, Angelina è stata supplicata, <ride> in quanto lei li ritenesse un po' volgari e non adatti. Infatti, al contrario di come era originariamente previsto, in Cambogia e in Siberia Lara indosserà dei pantaloni lunghi. Nel romanzo e quindi nella sceneggiatura originale si parla chiaramente di pantaloncini nelle sequenze del planetario in Siberia. E andiamo di foto dei pantaloncini. Ecco qua, praticamente i pantaloncini li ha solo nell'allenamento con Simon. All'inizio nello shooting ufficiale esatto, per esatto? Però nel film ecco qua pantaloni lunghi. Che anche qua cioè, aveva un po' ragione Angelina. Forse sui guanti, è una mancanza. Sui pantaloni lunghi, visto quello che fa, ha senso che abbia dei pantaloni lunghi. Qui ha sbagliato Toby Gard nel 96 eh, esatto, esatto, esatto lì l'errore era stato suo all'epoca. <ride> Ok. Andiamo avanti. Gli esatto, sugli short ha ragione, per quello che mi riguarda, dice Lori. Anche. <ride> sì. No, certo. Ha senso. Poi, le pistole. Durante l'allenamento con le armi fu spesso usata la Browning High Power, il modello delle pistole gemelle dei primi tre capitoli classici. Quindi, cosplayer, posate le USP Match. Se fate la classica, da, brave. <ride> e, da bravi, e prendete le Browning High Power. Su via. <ride> Questa cosa l'ho inserita perché in realtà penso che inizialmente volessero farlo usare proprio le Browning come mm -hmm. i vecchi videogiochi. Per questo l'hanno fatta allenare con quel sì, modello, sì, sì. cioè una mia supposizione. Può... no, ha senso, sì. Allora, dicevo: durante l'allenamento con le armi fu spesso usata la Browning High Power, il modello delle pistole gemelle dei primi tre capitoli classici. Nel romanzo e quindi nella sceneggiatura originale del film, Lara non usa una coppia di pistole USP Match, ma una coppia di Colt 1911. 1911 come si chiamano sarà 19 U, vabbè le mie colt fanno parte integrante del le mie colt fanno parte integrante dell'esperienza di esplorare tombe dice lara pistole che possiamo vedere solo in alcuni filmati di Tomb Raider the last revelation nelle action figure del film e in tutto il futuro tr anniversary ma i cosplayer se ne fregano e fanno bene perché sono così belle le USP, eccola qua. La pistolozza è questa, e poi è carina anche questa, comunque come pistola, ma in tanti la usano per la sì, versione classica Sì, in realtà sì. Io, io scherzo, <ride> no? Comunque io capisco. Se cioè, fosse una cosplayer, io non le poserei più le USP match. Sono così belle. No, sono bellissime, <ride> eh. Ma tu sei la rara classica, sta zitto, ti sparo. Be belle, belle queste action figure, ne abbiamo parlato anche nello speciale sulle action figure. Bellissime. Ah, sei ironica, ok, sì. va bene. Sono, no, sono di una bruttezza imbarazzante. No, oh, dai, è un bel ragazzo. Esatto. Cioè, sono veramente brutte. Abbiamo avuto modo di deriderle già durante la, la live, quella speciale sulle action figure <ride> e quindi c'è sì. eh, la replica. Dovrebbe sembrano candy, Barbie <ride> sì, sono bruttine. In effetti, ok. Allora, passiamo qui alla, alla parte proprio dedicata ai cosplayer. Allora, idea definitiva in conclusione. Ecco l'elenco di abbigliamento e accessori utilizzati nella versione definitiva. Allora, nello shooting promozionale e sulla copertina, Lara indossa canotta nera, short neri, orologio da polso con polsino in cuoio nero, anfibi neri, cintura con occhielli neri e fibbia color oro con teschio mm. e fondine in cuoio nero, <ride> pugnale e pistole USB match. Adesso vi faccio vedere la foto, se riesco. Ecco qua. Si che c'è una differenza tra le varie versioni del film, veramente. Ah, vedi Lara, che, eh, sì, Lori che dice: Ecco, io ho le 19.11 per fare mm -hmm. Lara Anniversary vedi? Lei è precisa. Cosa dicevi tu? Ale scusa che ti ho interrotto. No, dico che c'è tutta questa differenza tra le varie versioni del film. Eh, sì, vabbè, Sono... <ride> ok. Quindi questa è la versione copertina e shooting ufficiali si ha ah, il pugnale della... esatto, poi invece nel film. Eh, nello scontro dell'allenamento con Simon, Lara indossa una t-shirt nera, quindi non una canotta, short neri, orologio da polso con polsino in cuoio nero, anfibi neri, cintura con occhiali neri e fibbia color oro con teschio e ossa. Ah, con teschio e ossa, prima non c'erano le ossa o oh sì? Ah, ma sì. nei film succede una cosa strana, <ride> sono sempre alternate le fibbie diverse, ah, è... le ossa senza Sai che ah, se non ci ho mai fatto caso, ma pensa a te. E è una cosa strana. Eh sì, infatti. E fondine in cuoio nero, quattro caricatori e pistole USB match. Vi faccio rivedere l'altra foto, così vedete la differenza. Allora, a parte che qua aspetta che è un... non si vede tutta intera la foto, non capisco perché, vabbè, non importa. OBS è cretino. Questa è la versione shooting e copertina, appunto alla canotta, ad esempio lei. E qua invece diventa una maglietta. E al posto del coltello del pugnale ci sono i caricatori. Ciao Lara, buona cena, tanto abbiamo quasi finito. E poi proseguiamo. Cambogia in Cambogia torna a essere una canotta. <ride> canotta nera, pantaloni lunghi neri, orologio da polso con polsino e cuoio nero, anfibi neri, zaino rigido nero. Bellissimo, aggiungerei. Cintura, tra l'altro, la gioia dei cosplayer con quello zaino. <ride> Facilissimo. La versione di Christie. Facilissimo da riprodurre. <ride> Poi ehm, cintura con occhielli neri e fibbia ne color oro, con teschio e ossa, fondine e cuoio nero, pistole USB Match, telefono cellulare e occhiali da sole ah, È vero che ho anche gli occhiali da sole. E aspettate che lo recupero. Tac, eccolo qua. Questa è l'attrezzatura che ha lei in Cambogia. Ecco, lo zaino è bellissimo però. Scomodissimo. Sì, <ride> però bello, bello. Ok, poi andiamo avanti. Ta, 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 ta. Siberia. Io ieri guardando il film, dentro il mio cervellino si è formata un'idea. Che bello questo outfit ed è anche completamente coperta. Come piace a me, Chiss eh, non, non vi nego che mi piacerebbe assai fare questa versione qua perché lo, la, la trovo proprio bella ed è soprattutto è coperta, quindi non, 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 non mi troverei in imbarazzo. Però devo perdere qualche cosa. Quel giacone è terribile, l'ho fatto fare a mia madre, ci ha perso un'epik. Eh, inf e eh, infatti, già vedo io che romperò le scatole a mia mamma per farlo e lei che mi insulterà fortissimo in piemontese. <ride> in piemontese, così rende meglio. <ride> Però, bello, anche perché mi piacciono i colori. A me piace il grigio un sacco. Questo grigio-ghiaccio, poi è proprio bello. Comunque, Siberia, canotta grigia, pantaloni lunghi grigi che io ieri guardavo il film attentamente. Sono dei jeans, in realtà, che infatti ho visto che anche nel tuo cosplay hai usato dei jeans, o sbaglio. Sono dei sembrano dei jeans leggeri come stoffa. Tu non. Penso che sia maglina in realtà, è una maglina. No, no io ieri guardato, ero proprio con gli occhi attaccati così perché, per cercare di capire. Secondo me sono semplicemente dei jeans, ma un jeans leggero, cioè non è proprio il jeans quello spesso. Sì, per denim. Essere. Però non, non lo so, non lo so, devo capire comunque canotta grigia, pantaloni lunghi grigi cappotto lungo grigio con pelliccia scura che mi sono chiesta perché i polsini solo uno alla pelliccia misteri misteri <ride> orologio da polso con polsino di cuoio nero anfibi neri, cintura con occhiali scusa, oh, sì, ciao cintura con occhielli neri e fibbia color oro con teschio e ossa e fondine in cuoio nero pistole usp match e occhiali da sole neri e, niente zaino Niente zaino, esatto. Meno male, aggiungerei. Ma ecco no, lo qua. zaino in realtà ce l'ha nel carro trainato dal... Eh sì, non, non ce l'ha sulle spalle. Ecco qua, e qua si vede bene che ha, <ride> ha la, la, come si chiama? La, la pelliccia solo su una manica oh. e sull'altra invece no. Boh. Io l'ho notato ieri perché appunto guardavo con molta attenzione per eventualmente riprodurlo e ho detto ma, 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 ma perché? sulla manica la costumista aveva finito i soldi aveva finito la pelliccia non aveva più soldi per comprarne dell'altro ok siamo giunti alla fine e adesso c'è la carrellata di cosplayer che io vi metto direttamente qui tic te allora sì. partiamo con la sfilata scapolottina numero uno <ride> ci pesta a fiona allora questa è anastasia zelenova da, da, dalla Russia con amore Anastasia L'ho conosciuta Esatto e Anastasia è, sta, è stata conosciuta Anche da chi è stato a Novegro l'anno scorso L'ultimo novegro, novegro che abbiamo fatto C'era anche lei E tra l'altro piccolo, aned piccolo aneddoto È stata tipo la seconda cosplayer Che io ho aggiunto al nostro sito La prima è stata Tania e la seconda lei Se non seconda è stata la terza però È una delle prime che ho aggiunto lei ha iniziato a fare cosplay di Lara molto molto giovane Comunque e, e niente adesso è una cosplayer famosissima Conosciutissima Che fa un sacco di cosplay fighissimi Lei è bellissima e, e via <ride> Poi Scapolottino numero 2, Il nostro Mati Con foto fatta, questa non da me credo Forse da Nicolai No forse mi sa che è L'amico di Lori, il, il Von Drake Mi sa che l'aveva fatta questa Ed eravamo a Movieland sì, anche perché c'è, se non sbaglio, questa era poi stata editata proprio da Matica, aggiunto il fuoco, roba. Comunque qua eravamo, un... eravamo al Buviland. Eh, è vero che è di Nico questa. È la giostra. Sì, esatto, qua eravamo proprio nella giostra, quando c'era ancora la giostra di Tomb Raider, sì. Beati poi. Eh, è stato bello, purtroppo non c'è più, l'hanno tolta. Questo, eh, mi ricordi come si chiama il ragazzone qua? Eh, Arrivato dopo. a ah, DJ Croft, sì. DJ. Eh, JD. Stavo dicendo. No, quello è quello di Scrubs. <ride> non mi suonava, JD. No, aspetta, <ride> il nome completo non me lo ricordo. Comunque è lui. <ride> eh, aspetta, come si chiama? Eh, niente, non mi viene neanche a me. Che, tra l'altro, la cintura mati, anche. Alla... Dove la caspita l'hanno trovate? Le cinture? Sì, bene. Amati, fanciulli, anche lei ce l'ha. Lei senza, senza ossa? Mati con le ossa. Lui con le ossa. Dove no idea. Erano, dove caspita ne trovate? Perché mi ricordo che c'era difficoltà. C'è Mattia collegato. No, no, non mi pare. E mm. poi abbiamo un certo Alessandro. Eh vedi, scusa, tu avevi dei jeans addosso, Sono jeans quelli. No, sono dei pantaloni in realtà, non so. Ah, ok. Però belli, li voglio, dammeli. <ride> dove li hai presi? Li voglio. <ride> Maschili ho pre... sì, che tra l'altro i pantaloni maschili. Io, essendo figlia degli anni 90, che eh, noi indossavamo i Levis 501 modello maschile a vita bascia, <ride> stanno meglio. Dei, secondo me, addosso alle donne, <ride> stanno meglio dei pantaloni con forma femminile. <ride> io sono una grande fan. dei pan... well, Sì, io sono una grande fan dei pantaloni maschili addosso alle donne. <ride> ah Lori dice su eBay o Etsy, ok. Perché, ovviamente, anche in questa versione grigia, semmai dovesse venirmi la follia di farla, me serve la cintura. Bene, bene. Tra l'altro, sono bellissimi anche i tuoi stivali, devo dire. Eh, sì, sono da Softair. Poi li ho un po' modificati. Ah, ecco. proprio... La cintura l'ho proprio fatta totalmente. Mm. Io non l'ho comprata. No, la cintura non mi preoccupa perché, avendo i genitori pellettieri non mi preoccupa per niente la cintura. La, la Fibbia è un po' sì. <ride> la è un Le po bestemmie più. che tireranno per mettere gli occhielli. <ride> <ride> no, è il loro lavoro, dai. Che cavolo, solo che adesso non hanno più l'attrezzatura. Non avendo più il laboratorio. Quindi, Però no. vedremo. Comunque, niente. I cievolori della Fibbia dice su Etsy o eBay. Soprattutto Etsy. Quindi si trova. E questa, questa invece la foto l'ho fatta io, è la nostra Cree, sempre al Moviland. E... e basta. Eh brava lei, ha messo anche il bracciale di pelle. Questa è la versione della Cambogia. Esatto, sì, la nostra Cree. E questa, non mi ricordo come si chiama, l'ultima. La penultima, c'è un'altra, Ah ok, do... penultima. Top. Quella con la maglietta con la croce rossa. Ah, eh, Ha un soprannome Girl and Her Pony. Ah, è vero, Come Girl and Her Pony, e eh, non l'avevo mai vista. Non la conosco, non so chi sia. E vedo che, però, lei la Fibbia se l'è tipo fatta a mano in alluminio, in Domopak, no, <ride> col cookie. <ride> Credo che l'abbia fatta. Però, e ha fatto tante versioni, ha fatto tutte le versioni del primo film. Ha fatto anche quella eh. della vita, sia la versione mm -hmm. africana che la versione cina Eh, mi è sfuggita e... questa fanciulla. Però vedo sì. che si ingegna, appunto, la fibbia si è arrangiata, ha detto, boh, in qualche modo la faccio. <ride> e Ah, questa è, madonna, questa è Alison Tabita, come cavolo si chiama lei. Questa donna ha il potere di cambiarsi i lineamenti, cioè se voi vedete una foto di lei naturale, non è così. <ride> lei con il contouring, lì, come cavolo si chiama, lei si cambia letteralmente i connotati, ha fatto anche cosplay maschili, cioè questa ragazza è pazzesca, Cioè, seguitela. Sui social, perché è veramente. Ah, Alison Tabita. C'è scritto lì. È, è assurdamente brava, come dice Lori. Esatto, questa è veramente esagerata. Sta ragazza fa delle cose. Bleh. Si cambia proprio i lineamenti. Infatti, qua è diventata Angelina. E lei non è così, non ha sta faccia. E Sembra quindi... Angelina. È vero. Sì, sì, è pazzesca sta ragazza. E poi c'è quest'ultimo fanciullino anche che non conosco: questo biondino Tom Tom. Tom, sì, okay. è austriaco. Ah, ecco. e faceva cosplay. Poi non so perché ha smesso, ah. ma peccato che gli ha fatto, ha fatto un sacco di versioni. Mm -hmm. eh, infatti non lo conoscevo. Mm -hmm. E dovrebbe essere l'ultimo, ok, abbiamo fermuto ed era anche l'ultimo PDF, giusto? Yes. Ok, quindi siamo arrivati alla fine di questo lungo viaggio alla scoperta del primo film. E bong, e siamo anche arrivati alle 8.10, abbiamo sforato, io pensavo che in due ore ce la saremmo cavata, invece siamo quasi a tre. Anche perché vabbè, avendo letto anche dei pezzi del libro, siamo andati un po', un po' oltre. E boh, che dire Ale, volevi aggiungere qualcosa che magari ti sei dimenticato, ti è venuto in mente? No, no, abbiamo parlato tantissimo in realtà, quindi... Eh sì, infatti... Ah io... sì, vabbè. Sono, sono... Una cosa che... Cosa? Mm. Dicevo eh, che sono disidratata. Vai, parla, parla. <ride> no, la cosa che... Cioè, di base, quando un personaggio è fittizio, e finto, eh, ci, sono, ci vogliono degli elementi che danno forza al personaggio. Eh, il fatto che ci sia una storia unica, coerente, secondo me dà più forza al personaggio. Per questo, per esempio, io non digerisco molto i reboot o, o cose del genere. Eh, e molti hanno visto il primo film come una cosa un po' isolata. Mm. Invece, a me è sempre piaciuto vederla come una cosa molto incastrata ai videogiochi. Per questo sono stato un po' alla ricerca dei collegamenti sì, con sì, i videogame. Sì. Perché a me piace immaginarla come un'unica un cosa, l'ho sempre detto. No, io la, dà la, più forza al personaggio. La penso come me. te. Infatti, io quando l'avevo allora io l'ho visto al cinema con il mio famoso ex, che vi nomino sempre perché era quello con cui giocavo Tomb Raider all'epoca. Che per forza viene fuori, e con lui, io e lui eravamo proprio i due fanatici di Tomb Raider. E con noi c'era un altro ragazzo che aveva sì giocato Tomb Raider, gli piaceva, ma senza uscire di testa, come eravamo noi. Un nostro, un nostro amico, e un fan degli U2. <ride> che, è venuto, che aveva giocato da anche. <ride> no, era venuto perché sapeva che nella colonna sonora c'era l'elevation eh, degli U2. E quindi era venuto praticamente solo per quello, anche se pure lui aveva la Play 1 e quindi anche lui aveva giocato Tomb Raider. Quindi non eravamo proprio, nessuno di noi era a digiuno. E io e il mio ex siamo usciti con gli occhi a cuoricino, <ride> cioè entusiasti, contentissimi, ci è piaciuto un sacco, cioè proprio eravamo soddisfattissimi del film. Il ragazzo quello che sì lo giocava, ma era un pochino meno ossessionato di noi, invece lui era un po' deluso, era un po' un bah, non lo so, l'ho trovato diverso dai videogiochi era rimasto un po' così dice ma non, non lo so non mi sembrava la vera Lara l'altro così ma la canzone degli U2 dov'era? <ride> e l'abbiamo <ride> esatto L'abbiamo poi perché questo lo, lo stavamo dicendo mentre ci stavamo alzando dai sedili e poi ci siamo avviati verso l'uscita. Arrivati all'uscita, ah eccola la canzone degli u e ci siamo fermati all'uscita così ad ascoltare Elevation perché effettivamente si sente proprio solo nei titoli di coda e dopo un'altra tra l'altro, quindi neanche all'inizio dei titoli di coda. Quindi queste sono state le nostre reazioni al cinema. Me lo ricordo come se fosse ieri, però appunto vedi che. Prima. Quello meno ossessionato, appunto, ha commentato con. Ma mi sembrava troppo diverso dai film, lei non mi, dai, dai giochi, lei non mi sembrava veramente Lara. E quindi, appunto, la, la reazione era stata un po', un po' diversa tra noi esaltati e lui. Sì, ci sono delle differenze. Quando. Io avrò avuto 5 anni, sì e no, eh, durante. Eh, quando è iniziato il film, le prime parole che ho detto sono state. Ma perché è vestita di nero? <ride> quello non me lo ricordo, sinceramente, come l'ho preso il film. È mia madre, <ride> Alessandro. Dai, stai caldo, è un film. <ride> no, io, sinceramente, ecco, non mi, quello non me lo ricordo come avevo preso. Però se non mi è rimasto impresso è perché non mi aveva sconvolto più di tanto vedere Lara non nel suo outfit classico, perché altrimenti mi sarebbe probabilmente rimasto nella testa perché di solito le cose che ti danno fastidio ti rimangono <ride> invece se, se non mi aveva infastidito cioè se, mi, se non me lo ricordo è perché probabilmente non mi aveva infastidito poi Angelina eh, a me è piaciuta da subito nei panni di Lara quindi boh, ero talmente incantata da Angelina che poteva essere vestita anche in, in fucsia che <ride> probabilmente non me ne sarebbe fregato nulla cioè, mi andava bene uguale <ride> va Angelina bene Angelina era perfetta sì no Angelina, Angelina è perfetta cioè Angelina e Lara praticamente tranne ah, gli esatto. occhi esatto: ah, ecco, una piccola altra curiosità che c'è nel libro. Che nel libro viene proprio specificato che praticamente che Richard Croft ha gli occhi azzurri, che lei assomiglia a suo padre, soprattutto per i penetranti occhi azzurri e che nella chiave c'è al centro un come si dice il cazzillo azzurro <ride> che a lei ricordano gli occhi del padre quindi viene questa cosa degli occhi azzurri nel libro e quindi poi in conseguenza nel film viene proprio sottolineata molto e infatti così ma veramente Lara aveva gli occhi castani ma <ride> non c'è problema <ride> ma non vi preoccupate <ride> allora in chat dicono bravi ragazzi bravissimi è stata molto bella questa live <ride> e Vitti dice che in un punto cita il brano degli U2, io non me lo ricordo sinceramente, Elevation, non me lo ricordo, l'ho visto ieri ma non me lo ricordo, Beh, no. e, ma ci fidiamo perché lei è una cantante, secondo me se cose le nota. <ride> Quando è sulla canoa, ah, guarda vado a rimettermi il DVD e me lo guardo, perché ieri effettivamente ho mi è sfuggito, o sono talmente, nella mia testa sono talmente abituata che, boh, Elevation è nei, codi, nei titoli di coda, che non ci ho neanche fatto caso. Casa. Ovviamente è arrangiato diversamente. Ah, ci devo far caso. Me lo, ah, me lo non ci ho vado... fatto caso mai. Me lo vado a riguardare allora. Eh, allora, no, allora, ancora, Abbiate ancora 5 minuti di pazienza. I trailer, perché mi farebbe piacere farveli vedere. Perché sono belli. Allora. Trailer italiano. Eccolo qua. C'è la scena dell'incendio nel trailer Eh esatto per quello volevo farglielo vedere Allora vediamo se riesco a farvelo vedere così Sì Sì riesco a farvelo vedere Il tempo sta scadendo E se falliamo Dobbiamo aspettare altri 5.000 anni Beh non so voi ma è molto più di quanto io sia disposto a dedicare a questa impresa Quest'estate i pianeti si allineeranno Furono gli Illuminati a giurare di riportare in vita i loro antenati Il tempo si fermerà Conosci l'orologio delle epoche? Da al suo possessore il potere della luce E il destino dell'umanità Inferno immortale! Risorgi! Sarà nelle mani di una donna mm. Non cominciare tu sei un'autorità in cose antiche e mitologiche. Per questo viaggio. È un antico orologio, era nascosto in una stanza segreta. Brilla, ma diventa più splendente, come se facesse il conto alla rovescia. Puoi costruire, distruggere, muoverti avanti e indietro nel tempo. Il futuro è tuo ora, Lara. Sei l'unica che ha la forza di distruggere il potere della luce. Diventiamo soci, potresti cercare di uccidermi. Non ti ucciderò. Ho detto, potresti. Dobbiamo salvare di nuovo l'universo? Eh? Assolutamente, prossimamente. Grande avventura dell'anno avrà inizio Angelina Jolie e Lara Croft è qui che comincio a divertirmi Tomb Raider e niente mi viene, un... mi viene ancora un po' di magone. Nonostante io l'abbia visto ieri a vedere il trailer, ho ancora un po' di magone. Così ah, che alla bello. scena dell'incendio, non mi è sfuggita. Vabbè, voi eravate più attenti no, nel... Quell in quello originale. Ah, ok. Infatti, sì, tu sì, buongiorno Buongiorno, Danny. Danny. Ben arrivato a fine live. Ma... Sì, ci siamo ancora perché abbiamo sforato alla grande. È stata più lunga di quello che pensavo. Dai, vediamo ancora al volo quello originale e poi basta, stacchiamo. E poi bom. E poi bom. It gives its possessor power of the people of the light. And trade. Trade for combat. We can be partners. You might try to kill me. I'm not going to kill you. I said you'd try. Of the universe Too later. Too later. Too later. eccomi posso dire ecco, che qua, è, questa, questa è più tamarro il come si dice il trailer originale del nostro decisamente. <ride> E tra l'altro, in quello originale si intravede anche la scena del mozzamento della testa. Ah sì? Sì, perché si vede, è praticamente lo screenshot quello che hai messo tu prima, lì tra le foto: si vede con quello sfondo tutto buio, e si vede lì Powell. C'è un frammento in cui si intravede sì esatto è, tamar è più tamarro quello originale rispetto al nostro il nostro è un po' più delicato poi loro hanno l'avete vista la parte no io lo, me, a me è di nuovo sfuggita ma dopo me lo riguardo con calma giuro ma <ride> io sono un po' distratta e, sì. quanto ipnotica Angie assolutamente e tra l'altro adesso che stavo riguardando mi è venuto in mente qual è stato il mio primo pensiero all'inizio del film quando lei sta combattendo con Simon che inizia a fare le capriole all'indietro io mi ricordo che ho iniziato a saltellare sul, sulla sedia al cinema Così strattonando il mio ex, guarda, 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 fa le capriole lì dietro proprio come nel gioco. Quindi, no, io ero ben entusiasta anche se era vestita di nero. <ride> Quindi era, è stata, era stata quella la mia prima la mia prima reazione al film. Decisamente: Che lei faceva le capriole, saltellava e sparava con le doppie pistole come la lara del, del gioco, il colpo, il colpo di fulmine, esatto, sì. <ride> e va bene, vogliamo vedere ancora il. Dai, l'ultimissima cosa, visto che Ale l'ha preparata, la pubblicità della Pepsi, esatto, tanto è breve, breve, breve. buon così. Abbiamo visto tutto tutto. Si intravede la lara la sagoma tipo la Lara classica sì che non è neanche Angelina Vero. quella, ovviamente. Sì, no, non è Angelina. Mm. E boh, abbiamo visto abbiamo visto tutto, abbiamo detto tutto. Direi che possiamo chiudere qua. Visto che è piaciuta a sto punto per il ventennale del secondo film, se il canale esisterà ancora faremo la stessa cosa. <ride> Potremmo anche farlo in anticipo, eh. Solo che c'è... Eh, manca... il libro non c'è in italiano, vero? Della... Del secondo. C'è in giapponese, in inglese, in italiano no. Mm. Potrei provare a sbattermi per la prima volta di leggere un libro in, ingle... in inglese. Buona fortuna. Sì, non che io ne abbia tutta sta voglia, però... <ride> per fare una live carina, questo è altro, dai. E soprattutto il primo film me lo ricordavo ancora molto bene. cioè Mi ricordavo addirittura alc alcune delle battute a memoria. Il secondo l'ho cancellato praticamente. Poi sono sicura che lo guardo. E... Ma non so perché. <ride> no, ma sono sicura che poi lo riguardo. E mano a mano che lo guardo, io, ah sì, boh, mi verranno in mente le battute anche lì di sicuro. Perché comunque l'ho visto anche quello 50 volte. Adesso è tanto che non lo vedo. Ma secondo me, a mano a mano che lo mi vedo, dis... mi dispiace molto, ma mi stai facendo perdere il tempo. <ride> Per esempio. per esempio no va bene dai magari ci pensiamo adesso vedo se magari riesco a trovare anche il secondo libro pazienza anche se è in inglese vediamo magari visto che è piaciuta la live proviamo a rifare la stessa cosa ragazzuoli Ma sono contento e eh, infatti anch'io sono molto contenta anche perché so che tu appunto ci tenevi a fare questa live ti ho fatto aspettare un po' perché è da mesi che me lo dici mm. però c'era anche l'estate di mezzo dai alla fine vedi che ce l'abbiamo fatta io vi faccio ancora vedere Cosa si trova in giro? Questo è il DVD, avevo anche la videocassetta, ma eh, non so che fine abbia fatto, non funzionava più, c'è il DVD, poi è, è uscito il blu-ray da poco, quello proprio del ventennale, ma è solo in inglese. Quindi fate attenzione che questo qua non ha l'italiano, e poi, sempre se lo volete, in blu-ray c'è questa versione qua che è quella che ho io, che è una limited edition che si trovicchia ancora in giro se lo cercate, e ci sono entrambe due entrambi i film. E questo qua è blu-ray, quindi se volete il primo in blu-ray, secondo me questa è la soluzione migliore, perché è in italiano e ci sono tutti e due i film. Detto questo, ragazzi, vi saluto. Ale, ti ringrazio tantissimo per il lavorone che hai fatto. Grazie, grazie a te. No, grazie a te, veramente, per tutte le ricerche, lo sbattone che ti sei fatto a mettere in ordine tutte le foto, a fare tutto lo specialone anche sui cosplayer, le differenze. Questo è quello. Grazie mille. Grazie anche per aver partecipato, avermi fatto compagnia grazie a voi e io ringrazio tutti quelli che sono in chat e ci vediamo che cavolo il giorno è oggi? L domenica <ride> ci vediamo mercoledì mattina quindi vi auguro un buon inizio di settimana e buona cena buona cena <ride> grazie a tutti ragazzi ciao 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 ciao